Allora, quindi ci deve raccontare nei limiti del suo ricordo, ma io mi auguro lei non con noi, esattamente cosa ha fatto nel luglio del 1980 e poi nell'ultima settimana, il 25 luglio, il 2 agosto. In tutto luglio? Beh, si dica l'ultimo periodo, lei l'ha già detto, lo racconto, ora lo dobbiamo seguire Io in momento per momento. tutto luglio non le posso dire cosa ho fatto di preciso, preciso, preciso. Io so che in quel periodo bisogna vedere. Io mi ricordo perfettamente di essere stato a Fidenza nelle ultime settimane, 10 giorni, prima. No, allora, da quando a quando? Ho lasciato la camera il primo di agosto, mi sembra. Sì, al mattino. Esatto, al mattino. E tornando indietro, mi sembra una settimana, non ce l'ho di preciso i giorni. Ero stato in Svizzera, e mi ricordo, dalla Svizzera sono venuto in Italia e poi, Ti ha incontrato in quei giorni? in quei giorni, Luglio. in luglio, ho incontrato mio fratello prima che poi si facesse ricoverare, e poi non so, io altre persone non le ho incontrate, mi sa. Tuo padre l'ha incontrato? Può darsi di sì, può darsi di no, non penso. Ma mentre io giravo in quel periodo, Girava dove? giravo nelle zone per cercare di fare Quali zone? la zona di Fidenza, Parma e via, per vedere se c'era qualche cosa, qualche lavoro da fare. Lavorava da solo? Io ho lavorato anche da solo, sì, signor Presidente. Ma ero Che stato in Svizzera. In lavoro ha fatto da solo? che senso? Lavorava da solo, che lavoro Sì. faceva? No, ho lavorato nel senso che ho fatto dei furti da solo. Per me, io non lavoravo in quel Dove li ha periodo. fatti questi furti? Io di furti ne ho fatti. Dove li ha fatti i furti di luglio Io non, 1980? no, non ho detto che ho fatto proprio dei furti a luglio, li ho fatti di zona di Fidenza, uno mi sembra in Cosa ha fatto a luglio 80? Ha fatto un furto. Poi cos'altro poi non me lo ricordo, signor Presidente, nel luglio 80 sono 40 anni, abbia pazienza, io ho delle problematiche anche, ma io non mi posso ricordare ha fatto? Nessun problema. cosa ho fatto il 26, il 22, il 12, il 14, io le posso dire quello che ho di mio ricordo, soprattutto in quel periodo perché è 40 anni che sono sotto bastone per la strage di Bologna e allora lì me lo devo ricordare per forza, perché a forza di rileggerlo e rivederlo sui giornali, per televisione, Va tutto, bene, siamo sempre qua. dottor Bellini, dobbiamo Sì. ridurre la quantità di parole trascritte nei verbali, perché se no non finiamo mai di rileggere. Allora, quindi lei di luglio non ha un preciso ricordo, salvo il fatto che stava all'albergo, come si chiama l'albergo? L'albergo di Fidenza Tre Spade, mi pare. Come si chiama? o due o tre, Due. sì, o due o tre, sì. Io ero stato in Svizzera prima, signor Presidente. Io può darsi che sia stato magari anche 15-20 giorni in Svizzera e sia tornato in Italia. Non me lo Bellini, se ricordo. lei non se lo ricorda, Non me lo dice che non ricordo. ricorda, a tutt'altri Però venivo, ma discorsi infatti non vaghi voglio non servono a aiutare, niente, non non voglio servono a aiutare. niente. Venivo dalla Allora, Svizzera. ho un ricordo preciso o non ce l'ho? Sì, ricordo preciso che venivo dalla Svizzera. Veniva dalla Svizzera. Quindi dalla Svizzera a Fidenza. Sì. Quindi ha detto più o meno 7-10 giorni prima del 2 agosto. No, io ero a Fidenza, ho fatto Fidenza 10-15 giorni, non mi ricordo quanti giorni, però c'è il Quindi Svizzera, Fidenza. Fidenza, sì. O sono andato anche a Foligno oppure sono tornato a Fidenza, adesso non me lo A ricordo. Bologna quando ci è andato? Come A dice? Bologna ci è andato? A Bologna ci ho vissuto anche un No, no, po'. no, in quel periodo lì. Agosto, a luglio. Luglio. Non me lo ricordo, bisogna guardare se i registri dell'albergo, perché io sono andato a Bologna, ho dormito all'Hotel Regina, e l'Hotel Regina era un posto per me di base quando ero a Bologna. A luglio era Bologna. Non me lo ricordo se era a Bologna. Quindi lei l'ultimo albergo di cui ha memoria è questo albergo di Fidenza, prima del 2 agosto, fino al 1 È agosto. stato quello, poi dopo c'è l'hotel Peraltro lei da dice che ci è Montana. tornato la notte del 1 agosto, Sì, grazie alla cortesia in effetti, sì.
Senti, in quel periodo lì ha visto sua moglie, l'ha sentita? No, No, io l'ho sentita solo per telefono quel giorno che può darsi anche che l'abbia vista l'ha qualche. sentita? No? Niente chiacchiere, Va bene, quindi. allora l'ho sentita al telefono il pomeriggio del primo agosto, il pomeriggio del 1º agosto, che gli ho dato la comunicazione che l'indomani saremmo partiti ci saremmo incontrati al Delfinaro e che avrei portato con me anche la nipotina Daniela. Quindi pomeriggio del 1º agosto. Sì, signora. Da Da dove l'ha fatta sta telefonata? Parma. Ma Da dove? io penso che se l'ho fatta lì, o dal parte dell'ospedale, o appena fuori comunque, da posto pubblico, sempre sicuramente da un bar. Lo sai a che ora era? Pomeriggio presto, pomeriggio tardi, Ma c'era la nel luce. calcolo che è stato pomeriggio c'era luce, sì, sicuramente, perché dopo fui, la Marina è andata a casa, e prima Cosa nel pomeriggio. c'entra la Marina con la telefonia? Perché quando la città Marina, per il semplice fatto che ho parlato con lei e con mio fratello, hanno detto che erano d'accordo, che sarei andato a prendere la bambina e me l'avrebbero data da portare su Quando ha montagna. deciso lei di portare la bambina? Quando ho sentito mia cognata che parlava con mio fratello e che era preoccupata perché aveva il problema dei 3 bambini, perché lei non ne aveva uno, ne aveva tre, di addossarli sempre alla madre che era anziana. Sempre, sempre in che senso, Bellina? Nell'ospedale, quando lui era ricoverato, è stato ricoverato, lei andava a trovare lui, i bambini li lasciava. Proprio stamattina la difesa ha prodotto un documento che risulta che è stato ricoverato il 31 luglio, quindi Sì, sta ma era già praticamente. stato ricoverato delle altre volte, mio fratello. Era Comunque, quella stato. mattina lì era da un giorno, Sì, si era ricoverato lo stesso giorno. ma lei, i bambini li lasciava la madre. Allora ho detto, guarda, ti sollevo da lei da. Dai, io posso, la Daniela, se magari, siccome la Silvia da sola hanno la stessa età, io sono nato in quel periodo, e mi hanno concesso Quindi questo. cos'è che ha detto lei esattamente nel pomeriggio? Quindi possiamo dire mentre sua sorella, sua cognata doveva andarsene, lei gli ha fatto questo annuncio, guarda. No, no, non è che senso. No, prima di Prima di andarsene, andarsene, prima di no, io andarsene. ho fatto l'annuncio che io vado in montagna, vado in ferie, vado in montagna con la bambina, con la Maurizia e i bambini, li vado a prendere. Visto che hai 3 bambini, tu hai sollevato questo problema, dico, se mi dai la Daniela, vengo a prenderla e la porto su montagna insieme a noi. Ma è stata Va una bene, decisione sappiamo, presa quel quel giorno. giorno, a sua moglie quando ha telefonato. Poco dopo, prima che la Marina andasse via. Quindi sua moglie non sapeva, non si aspettava di dover partire per la montagna quel pomeriggio. Come pomeriggio? Quel pomeriggio del 1º agosto, sua No, mia moglie. moglie sapeva già che avevamo la montagna. Io l'ho avvisata solo del giorno, dell'orario in cui sarei andata, nell'orario, il giorno si sapeva già, l'orario in cui sarei andata a prenderla e che avrei portato anche la bambina, la Daniela. E quando aveva deciso di andare a tornare? Avevamo deciso qualche tempo prima, io adesso non ricordo quando, signor Presidente, è stato fatto tutto tramite un'agenzia. Come fa a decidere di andare a tornare se lei mi ha detto che a luglio non sa dove è stato in Svizzera fino al 20 di luglio più o meno, quindi quando ha deciso di andare a tornare? Lo chiediamo anche alla signora Bonini perché abbiamo deciso in due di fare questa festa, questa feria e in quel Da periodo. quanto tempo non vedeva la signora Bonini? Ogni tanto che si vedeva, non ricordo quanto tempo era. Non è che noi ci siamo viste molte volte noi, è per questo che ricordo. Non ne ho ricordo. Noi sappiamo che lei, sua moglie Bonini, ha detto che se n'era andata via praticamente. In che senso è andata via? Nel senso che la rottura con sua moglie sarebbe avvenuta nel 79, quindi dal 79 voi non avevate più rapporti. Poi c'è questo No, a me nel viaggio. 79 non mi sembra. Nel Lei ha 79 detto lei è che ha entrata. rotto con sua moglie perché l'aveva visto nel 79 in Brasile Sì, che ma no, cantava non con ho suo rotto. fratello. Con mia moglie non ho detto niente. Con mia moglie ho detto niente. Ah, lei mi vede ma non ha detto niente. No, assolutamente. Assolutamente. E difatti poi quando andai da mio fratello, il primo la sera, la necessità di stare con lui è per avere delle chiarezze su tutte queste storie e soprattutto anche su questo.
Quindi cosa gli io sono rientrato dal Brasile in 5 giorni, sono rientrato in Brasile dopo 5 giorni del fatto, 6, 7 massimo. E loro vivevano a casa loro, ma io ho mantenuto sempre il silenzio su quello, volevo delle certezze, delle chiarezze e delle altre cose. E quando abbiamo deciso di andare, andare sul Tonale, io non me lo ricordo, è stato fatto. E mi ricordo la prenotazione è stata fatta con un'agenzia. Quale agenzia? Non lo so. Se l'ha fatta lei? Conservano, se l'ha fatta no, l'ho fatta io. Se conservano i documenti sull'albergo deve risultare, perché è stato fatto a mezza agenzia, per cui ci sono tutti i documenti di... L'agenzia di quale città? Non mi ricordo se era Foligno o... Che c'entra Foligno, se era in Svizzera? Detto Svizzera e Firenze. Ma io ho detto o Foligno oppure un'altra. Foligno, non io al frattempo le ho chiesto cosa ha fatto a luglio. Adesso, ma se non me lo ricordo cosa ha fatto a luglio, sono di Foligno non ha parlato. Ora no, io ho detto Foligno. Può darsi anche che sia stato anche Foligno prima di andare, quando sono tornato, prima di andare. Prima di andare. Allora è inutile parlare domani. Perché se io le ho detto cosa ha fatto a luglio, lei mi ha detto Svizzera, Firenze. Adesso ci introduce no, Foligno. No, prima abbiamo parlato, forse nella registrazione ci sarà scritto, ci sarà sicuramente. Io ho detto anche può darsi che sia stato prima Foligno, poi dopo sono andato lì. Può darsi tutto, a livello di può darsi tutto. Va bene, signor Presidente. Cosa vi siete detti la notte? Quale notte, signor Presidente? Del primo agosto. La notte del primo agosto? O meglio, la notte del 2 agosto. La notte con suo fratello, con suo fratello. No, la notte fra l'uno e il due. La notte fra l'uno e il due. Con mio fratello abbiamo avuto questo chiarimento sul fatto che io l'avevo visti in atteggiamento, insomma, quello che era. In Brasile, quando lui era andato in agosto, 79, e visto le altre situazioni pregresse. Quali erano le altre situazioni pregresse? Le altre situazioni pregresse, signor Presidente, erano che mentre io ero militare, lei era rimasta in stato interessante, sicuramente non mio, neanche dello Spirito Santo. E ci fu poi una serie di fatti, di riscontri fra me e un signore e il fratello, dovuti a questi fatti. No, non ho capito, fra me il signore o un fratello? Il signore Lanzoni, sì, che poi da Bonini mi aveva confessato che era vero che aveva rapporti con questo signore. E ci furono sparatorie, ci furono inseguimenti, aggressioni, mi mandarono addirittura due sgherri, e, insomma c'è stato un pandemonio non piccolo. Poi ho deciso di andare via e poi quello che è successo è successo. Allora, con suo fratello di cosa ha parlato? Con mio fratello abbiamo parlato di questa situazione. Cioè, la situazione che lui era l'amante di mia moglie, andava a letto anche con mia moglie, andava a letto con la sua aiutante nell'azienda che aveva, con la signora non ricordo il cognome, la Giandona come soprannome. E andava a letto con la Bonini Maurizia, va bene, e lì abbiamo avuto i nostri chiarimenti che dovevo fare. Che vuol dire chiarimenti? Che lui ha ammesso che era una relazione che durava da un po'. Da un po' da quando? Che ne so da quanto, signor. Durava da un po'. Che rapporto c'è? Sicuramente dal Brasile, perché io prima del Brasile, perché porca miseria, quando li ho beccati che ci davano la lingua in bocca in Brasile, non è uno scherzo. Ma li ha beccati, li ha visti e loro li ho visti. Loro hanno visto che no, li ha visti? No, perché loro, là dietro la casa azzurra, la famosa casa azzurra dove vivevamo dopo Rio Branco, mi scusi Presidente, dove vivevamo dopo Rio Branco, che era quella di una comunità di Nombraglia. Quando io sono rientrato da Rio de Janeiro, arrivai e mi dissero: guarda, c'è arrivato tuo fratello, dove? E là di dietro c'era un posto che c'era l'angolo, e quando tu arrivi vedi, e loro non mi hanno visto perché erano messi di traverso, e io li ho visti perfettamente. Allora, quella notte c'è questa
resa dei conti verbali, insomma. Non c'è la resa dei conti, perché mio fratello viene resa dei conti. C'è stato questo grande chiarimento, di fatto mio fratello ha messo quello che doveva mettere, ed era proprio quella la situazione più particolare, perché lui non avrebbe comunque, non è che se mi lasciava lì andava via, era in un momento anche psicologico dopo l'operazione, secondo me, che avrebbe detto la verità e non delle barzellette. Ma poi la verità l'ho visto, si può fare. Insomma, è andato così. Lei ha ritenuto di chiedere al suo fratello questo chiarimento notturno, nonostante il suo fratello stesse male nella sbarra di gamba squarciata? No, squarciata, vabbè, non lo so, non penso che l'abbiano squarciata, un'operazione. È uscito questa parola, anzi. Vabbè. Era il momento più indicato, secondo me, per avere un chiarimento che lui non poteva andarsene via, non poteva muoversi, ed era il momento giusto. Perché mio fratello, a conoscerlo, aveva una scorza, era... Scusi, ho scelto quel momento, perché l'ho ritenuto il momento più... Perché a lei interessava, sapendo ormai quello che sapeva, aveva visto? Sua moglie aveva chiuso, se n'era andata... No, mia moglie non aveva chiuso niente. Se n'era andata a stare dai suoi genitori, non vi vedevate dall'anno precedente? Non è che lei se n'è andata dai suoi genitori perché aveva chiuso con me. Attenzione, non è che se n'è andata... Senta, in quella notte parlasse solo di questo o non parlasse di altro? Noi abbiamo parlato molto di quello, sì. E delle possibilità future, soprattutto del fatto che era nato Guido. E Guido di chi era figlio? Mio o suo? E cosa se era mio o suo? E di chi era? E chi lo sa? Solo un DNA di fratellanza, se lo può dire, fra la Bonini Silvia e Bellini Guido. Bonini, perché adesso si chiamano Bonini. Quando ero carcerato, che collaboravo, signor Presidente, io non ho chiesto colloqui, è venuta a colloquio la signora Bonini, e le prime cose che mi ha detto sono state: smettere di collaborare, che noi abbiamo dei problemi, ci dà dei problemi a tutta la famiglia, e ne ha detti di tutti i colori, e perché erano molto preoccupati per la sicurezza loro, non avevano accettato di andare sotto protezione. E io gli suggerì a loro, per la loro sicurezza, di chiedere il cambio dell'identità, di passare a un altro cognome, di ripudiarmi, perché io non sarei tornato indietro come lei voleva che io tornassi indietro, che non collaborassi più, voleva che questa cosa. E io ho detto loro come fare, e comunque penso che la dottoressa De Simone abbia fatto registrare quei colloqui, perché ne ho fatti due, uno con la signora Bollini e uno con mia madre. Penso che in quei casi, nel caso in cui tu sei collaborato, stai per collaborare e incontri qualcuno, penso che ci sia. La sostanza è quella. Non è come dice la Silvia che lei ha chiesto. Basta così, non era il tema della domanda. Ma mi perdoni. Allora, a che ora doveva rientrare sua sorella, sua cognata in ospedale, quella mattina del 2 agosto? Io non lo so a che ora faceva mia cognata. Non lo so, non lo so a che ora mia cognata doveva andare, andava a trovare mio fratello. Mia cognata ci ha detto che io l'ho vista il pomeriggio. Alle 6 del mattino partiva per andare all'ospedale e arrivava alle 7. Se lei dice così, sarà così, però io non lo sapevo. Io avevo un appuntamento alle 6:30, alle 6:30, se non mi ricordo, 6:30 a Scandiano alla stazione, lei non arrivava. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, sono andato io incontro, l'ho trovato, mi ha dato la bambina e sono andato al Delfinaro. Mi scusi, Presidente. Sono andato al Delfinaro a lì, dove lì ho trovato mia suocera, mia ex suocera, dove lì abbiamo consumato fugacemente un qualche cosa. Non è ancora oggetto di domanda. Allora, so cognata che alle 7 deve essere in ospedale, prendiamo atto, le conviene, che alle 7 deve essere all'ospedale, in realtà deve essere da lei a Scandiano, che è in direzione
diversa, opposta rispetto all'ospedale di Firenze, di Parma. Io non so che ora lei doveva essere e se ha detto lei che doveva essere alle 7. Chi l'ha detto? La signora? Sì. La signora si sconfonderà quantomeno, perché se la bambina l'ha portata a me verso quell'orario, non può essere. Infatti, alle 7 non poteva sicuramente essere a Parma. La questione che chiunque capisce è quella della eccentricità di questa idea di portare la bambina a Scandiano, mentre la signora deve andare a Firenze all'ospedale, gliela può consegnare tranquillamente a Firenze, lei che torna da Parma, spiglia la bambina a Firenze e deve andare tranquillamente. Invece fate questa è deviazione. Stato stabilito così e sì, così è stato. No, certo, e questo così è stato, signor Presidente. Vabbè. Poi ognuno può andare a cercare in tutte le cose quello che vuole. Si può porre opposizione a tutte le cose della vita. Lei perché ha fatto quella strada e non ha fatto quell'altra? Guardi, quell'altra era 200 metri in meno. Sto cercando una ragione. Signor Presidente, noi abbiamo fatto una ragione. Voi avete fatto questo. Io, siccome è passato lì, lo dice anche la Bonino. Quindi su questo mi chiedevo. Siccome mi si chiede a me delle opinioni. No, io non ho opinioni. Io chiedo se lei mi può dare una spiegazione. Lei non me la può dare e io ne prendo atto. Io non ho spiegazioni per questo, perché quello è stato fatto, è stato deciso. Te la vengo a prendere io molto probabilmente quel mattino, forse lei voleva andare un po' più tardi. No, non lo so. Non inventiamoci cose che non sappiamo. Allora, vede, così è, questa è la realtà. La realtà è semplicemente... Se lei mi poteva dare una spiegazione. Gli accordi... Lei mi dice così è perché così è stato. Gli accordi erano prendo quelli, atto. Gli accordi sono stati rispettati, se però... Va bene, signor Presidente. Mi scusi, signor Presidente. Prendo atto. Signor Presidente, mi scusi, dovrei provare la questione. Presidente, però anche questo mi scusi, anche l'ingresso in ospedale alle 7, non è che lo decide... Chi va? È una cortesia che fa, che alle 7 non c'è. Posso dare, signor Presidente, scusi, possiamo dire questo è quello che si legge nel verbale della Ma ho capito, però noi sappiamo che non funziona proprio così. Va bene, che perdiamo 5 minuti. Torniamo al punto. Quindi lei decide di portare in vacanza la nipote per sollevare suo cognato dal peso. Quando gliel'ha detto, ha detto il pomeriggio del... Sì, quando ero lì in ospedale, c'era lei e... Va bene, mio fratello. Sua cognata ha accettato volentieri? Hanno deciso di sì, poi io non è che... Chi ha deciso? Lei e mio fratello. Hanno deciso che vuol dire? Che sì, va bene, cioè, entusiasti, contenti, insomma. Ma il fatto che avessi sollevato almeno di una bambina per la nonna, decisamente, anche perché sapevano dove andare, con la Daniela, con la Silvia. E... Tua cognata un po' ha chiaramente fatto capire che non voleva dargliela. Poi non ha spiegato perché si è convinto. A me non risulta. Così ha detto. Lei ha detto così, a me non risulta perché me l'hanno data. E poi gliela appena data. E l'ha portata. Perché lei capisce io quali sono, quali è ragionevole, insomma. Lei è latitante, ha un nome straniero. Certo. Come si decide sua cognata da dare? Ci fu discussione o fu così? No, non ce ne sono state discussioni, per questo mi meraviglio che la signora possa aver detto che non me la voleva dare, forse in cuor suo e non avevo avuto il coraggio di dirlo, ma io non. A me non risulta ci sono state discussioni tra lei e mio fratello o titubanze, nel modo più assoluto. Tant'è vero che me l'ha portata. Sua moglie lo sapeva, lei portava la bambina. Gliel'ho telefonato. Quando? Lì, sempre in quella circostanza, pomeriggio. Da dove ha telefonato? Ricordo, in stanza di mio fratello non c'erano telefoni. L'ho telefonato da fuori, o dal bar dell'ospedale, non mi ricordo neanche se c'era il bar dell'ospedale, o da fuori da un bar di vicino. Ha telefonato prima o dopo averlo detto al suo cognato? Come prima? Impossibile. Ha telefonato prima dicendo ho intenzione di dire a Marina. No. Oppure gliel'ha comunicato. Gliel'ho comunicato quando? Perché dovevo comunicarle l'orario in cui sarei arrivato. Bene? Il 2. Gliel'ho comunicato e gli ho detto ci vediamo lì a tal orario perché guarda che viene anche. Lei risponde alla domanda. Va bene, sì, gliel'ho comunicato dopo. Dopo. E dopo che ho parlato quindi con sua moglie, Polizia. La sua moglie ha solo preso atto della decisione
detta tra lei, sua cognata e suo fratello. Sì. Non ne sapeva niente? No, non ne sapeva niente. È stata una decisione presa lì in quel momento per quella circostanza. Quindi rispetto alla scelta di Marina di affidare la bambina, sua moglie non c'entra niente? No, assolutamente. E come faceva a saperlo? Sua moglie dice che è lei che ha convinto Marina. Come faceva a sapere chi lei? Lei Maurizia ha fatto un intervento su Marina per convincerla ad affidare la bambina. E come faceva? Se è nata dentro l'ospedale, lei era dentro l'ospedale? Assolutamente no, se possibile. Va bene. Vediamo un'altra cosa. Quindi lei alla fine alle 7 del mattino più o meno a Pratisolo prende in carico. No, io Pratisolo. Dov'è? La strada tra Pratisolo e Scandiano. Lei così. Adesso Pratisolo. Perché lei ci ha dato. Io non so dov'è Pratisolo di preciso. E allora, dalla strada che va venendo da Albinea, dalla Pedemontana. Cioè, Marina dovete abitare? Ad Albinea? No, no, allora lei abitava. Vicino, attaccato, quasi attaccato, divide una siepe, un po' di cortile dal ristorante Capriolo. E c'è un altro Capriolo? Il Capriolo è... C'è ancora il Capriolo? Sì, c'è ancora. Sì, è loro? Almeno penso. C'è sempre dei Bonini? Non lo so come abbiano fatto, perché io non ho più rapporti, come abbiano fatto su San Diviso o... Vabbè, non è importante. Io sono rimasto alla costruzione della villetta dove abitavo il mio suocero. Poi non so se hanno venduto. Lasci perdere, non è importante. Non so niente. Comunque, guardi, c'è un complesso che questo è il Capriolo. C'è un pezzo di parcheggio, c'è una siepe, c'era una siepe. E questo è l'altro parcheggio. Non interessa nulla questo. Le interessa sapere dove sto, in che comune è, in che zona è, in che frazione è questa. È al confine fra il comune di Reggio Emilia e il Binea. Verso il Binea? Sì. No, proprio confine, perché poi c'è lì la casa. Dove abitava Giuliano, Bonini Giuliano, non ancora. Michele, questo non interessa. E lì è Albinea, ad esempio. E lei dov'è che l'ha presa la bambina? A Scandiano, la strada, allora lei da qui parte, va a Albinea e saranno 2 chilometri. La strada tra Scandiano e Albinea. E Albinea, esatto. Alla fine... Lei ha lasciato la stazione, sì. Originario punto, sì. D'appuntamento, sì. Si è spostato verso, sì. Albinea. L'unica strada che può portare lì. L'ha incontrata per caso? O avevate... No, no, io l'ho incontrata perché le stavo andando incontro, perché ho detto o si è dimenticata, si è addormentata, a posto da arrivare. E dove vi siete incontrati? Giù, in fondo al bivio della strada, della Pedemontana, che va da Albinea a Scandiano, e quella che da dove viene dalla stazione porta a questo incrocio, insomma. Come vi siete incontrati? Visto la sua macchina, pensavo che avesse una mini. Andava a Ciante? Sì, veniva in giù, veniva. Io andavo in su, a quell'ora siamo visti lì. E a quel punto cosa ha fatto? Niente, ma ha fatto il passaggio, ho fatto salire la bambina, mi ha dato la borsa, ciao, ti saluto, io sono andato e lei è tornata indietro. Mi racconti il viaggio con la bambina? Viaggio con la bambina, l'ho caricata, siamo andati per le strade basse che portano alla Via Emilia. Alla Via Emilia sono passato per Sant'Ilario, per Ruviera. A Modena Nord ho preso l'autostrada e siamo usciti a Rimini Nord. Quindi dopo siamo andati a Delfinaro. Io ho trovato mia suocera, la signora Elia e la Bonini Maurizia, con gli altri due bambini. Si è consumato qualche cosa e poi dopo siamo ripartiti per il Basso del Tonale. Abbiamo fatto l'autostrada. Sì. Come si chiama? Torre Pedreira? Pedreira. Sì. Quanto dista dall'uscita dei Rimini Nord? Quanto dista Torre Pedreira? Io non sono andato. No. Vuoi sapere quanto dista Torre Pedreira? Non lo so, signor Presidente. Ci sono stato 3-4 volte perché sono andato mare e io lì. E l'uscita è Modena, no? Rimini Nord. Rimini Nord. Quanto dista non lo so. No.
E quanto dista il destinario da Rimino? Non lo so. Ci sto andando perché ci eravamo sempre stati tutti gli anni, non lo so. Qui ti fatti un punto che si conosceva tutti. Non potevo andare a prendere loro all'albergo perché eravamo conosciuti, insomma, io ero conosciuto anche se ero capelli ricci o meno, e poi fare vedere che saliva su uno che magari se non mi riconosceva lì. Al mare noi ci andavano tutti gli anni, anche negli anni sono stato io, c'erano sempre dei reggiani, ad esempio, che anche loro erano al mare lì in quel periodo. E lì dove vedere? No, al mare andavano lì nello stesso albergo dove erano i Bonini, dove vivevano al mare i Bonini. Allora per evitare, sì, a Torre Pedretta. Chi vi ha portato, chi ha accompagnato sua moglie? Forse, niente, forse. A Elia. Cosa vi siete detti durante il viaggio con la bambina? Cosa ha fatto lei? Un'ora, 2 ore di viaggio? Ha dormito? Sì, io. Racconti tutto quello che sa del viaggio. Del viaggio abbiamo fatto il viaggio, signor Presidente, io non ricordo cosa ho detto con la bambina, con la Daniela. Che ha fatto la bambina? La bambina stava con me, seduta di piedi, davanti, seduta la verità, mi ricordo che era seduta davanti e non dietro. Era una bugia dire che è dietro per salvare questa. E siamo andati a Torre Pedrera. Non abbiamo fatto nessuna fermata. A che ora è arrivata? Arrivi in nord? Guarda, il mio ricordo si basa. Per me era verso le 9, 9 qualche cosa, però il dato di fatto non vorrei che è quello, perché siamo arrivati a quell'orario. Va bene, e tant'è vero che poi io l'ho letto anche nei verbali, non è che... Cosa ha letto? Ho letto che ad esempio mia sorella aveva dato un orario preciso, che era quello, mi sembra 9, o la Bonini, qualcheduno, aveva dato un orario che era quello reale. Adesso questo orario è cambiato, come lei sa? Oh beh, se ne cambiano di cose nella vita, la gente fa presto a cambiare, a voglia. Io mi cambio tutte le mattine. Sua moglie ha spiegato peraltro che è disse alle 9. Non è mia moglie, lei è mia moglie, chiedo scusa. Ma neanche non è la signora Bonini. La Bonini. Per me. Dice, no, dice appunto che fu comportato allora a dire alle 9 una ragione precisa per consentirle. Lei sapeva che era innocente, quindi non ebbe difficoltà a non creare ulteriori problemi, dicendo che eravate arrivate alle 9, quindi ha spiegato che era una cugina, e l'ha spiegato anche il fratello. Io però, hai detto, dobbiamo stabilire chi dice la verità e chi dice la cugina. Ammettiamo solo un attimo che ipotesi, per me era ipotesi, che abbia ragione la Boniz. Cosa avrebbe fatto lei in queste... No, non posso ammettere. Lei lo può ammettere, ma io non posso ammetterlo, perché per me i fatti sono quelli. Se la signora Bonini dopo 40 anni cambia opinioni e dice che le altre cose, lo deve dire lei. Io ho fatto quella cosa, io non c'entro con la strada di problema. Io sono arrivato a quell'orario, ho caricato i bambini, quindi le valigie, mia suocera l'ho salutata. Guarda, sta di fatto che questa bambina non ricordo assolutamente cosa ha fatto in quelle 2 ore. Sì. Che è una cosa strana per una bambina di 9 anni e mezzo. Sì. Io credo ricordare bene o male un viaggio fatto a 10 anni. Però è talmente strano che si ricorda di essere stata dalla Giandona in circostanze. Ma stiamo parlando della bambina. Sì, la bambina. La bambina si ricorda dalla Giandona che è in circostanze uguali in un'altra operazione, in quel periodo ci ha dormito. Invece di aver fatto il viaggio con lo zio fino a Rimini, non se lo ricorda, però si ricorda delle altre cose, che le intercettazioni le ho lette anche io. Vabbè. Poi vedremo. Ascolteremo le intercettazioni, spero. Non vedremo.
loro sono stato di Noè. Senta, lei suo padre quando l'ha visto in quel periodo? Io non mi ricordo di quel periodo che l'ho visto in quel facevo la mia vita, padre non l'ho visto molte volte, sai mio padre nel tanto il tipo della lattanza. Quando l'ho visto, ma in quel periodo non... Quando l'ha visto? Non mi ricordo di preciso quando l'ho visto, lo dovevo incontrare verso la fine di agosto perché ci doveva essere un incontro fra me, lui, il dottor Sisti, mio fratello e sembra gente dei servizi ai quali io non ho aderito. Lei alla fine di agosto si è incontrato con suo padre per questa vicenda che sta richiamando? No, per questo no, perché mio fratello quando mi ha detto l'incontro dove dovevamo andare, macchina, quando mio fratello mi dice dove dobbiamo andare e il perché, soprattutto, non dove, perché il perché, perché dove... Allora, ricordiamo. Sì. L'incontro di fine agosto con suo padre e gli uomini dei servizi. Sì. Lo racconti bene. Allora mi telefonano. Il giorno. Ma io non lo ricordo il giorno, signor Presidente. Collochiamolo fine agosto, va bene? Per me è... Tra il 25 e il 31 agosto. Per me è... Dopo che mio fratello è uscito dall'ospedale, dopo certo. Qualche giorno che era uscito dall'ospedale. Quando è uscito suo fratello dall'ospedale? Non me lo ricordo. Certificato. Io non me lo ricordo. Quando... E allora, può essere a cavallo del 20, può essere il tempo che... Mi telefona mio fratello e dice dobbiamo vedersi perché il papà c'ha bisogno, guarda, lascia stare, va bene, ma non è quello il problema. Sono salito in macchina con lui, gli dice qua, dove andiamo? Dove mi siete incontrati? Mi sembra che fosse a Modena, perché io quando sei... Modena, va bene. Può darsi Modena, perché molte volte gli incontri ci arrivavamo a Modena all'autogrill. L'ha già spiegato questo. Va bene. E cosa stavamo dicendo? Scusi. Dove siete incontrati? A Modena? Chi siete? Salgo in macchina e dico, vabbè, ascolta, ma cosa c'è di così urgente? Fammi capire cosa c'è di così urgente. Guarda, dobbiamo andare a Bologna, là dove era stata ricoverata la mamma di Sisti, c'era un ospedale, una clinica, non so, ricordo che cosa, che aveva dei problemi di anzianità, di salute, e lui se l'era portata lì vicino. E c'è un incontro fra doveva fare un incontro con Sisti, il dottor Sisti, il papà e gente dei servizi segreti. Io lungo la via Emilia ho detto ascolta bello, fa una cosa, vedi, ti fermi lì al bar, io non ho ancora fatto colazione per favore, e va bene, facciamo colazione. Quando si è fermato quindi lei non lo vede suo padre? Però. No, non vedo né Sisti né quelli dei servizi. Però lo vede a un certo punto suo padre lo stesso mese, l'ha raccontato credo. Sì. Io non me lo ricordo, non lo ricordo. Cioè quell'incontro, ha raccontato un altro episodio. Io sempre con Sisti, la sorella. Non è quel mese di sicuro. Quando è? Non mi ricordo quando è stato, dopo questo fatto sicuro. Dopo quale fatto? Dopo il fatto che non sono andato a quell'appuntamento, sicuramente, era ancora, se non vado errato, in quella zona lì mi pare. Ne ho un vago ricordo, signor Presidente, io ho fatto una vita, ne ho vissute di cose che il problema memorico, ho dei vaghi ricordi di certe cose, mi focalizzo la vita adesso su quelle che sono le esperienze. Contatti con suo padre... In quell'anno lì, in quei mesi, nel 79, nell'80, quanti ne ha avuti? Non mi ricordo. Suo padre non c'era, da suo fratello in ospedale? No, quel giorno non c'era, no. Sicuro? Sicurissimo. Poi c'è la signora Bonini Marina. No. Io, guardi, come padre non è che mi sono visto parecchio, eh. Allora, io su alla Mucciatella non ci sono mai andato e non ci andavo. Mio padre l'ho visto, non l'ho visto molte volte in quegli anni, vedevo di più mio fratello che mio padre. Però quando avete fatto il volo consisti? Ma quello è giugno del 78. Quindi. Maggio o giugno, adesso non me lo ricordo perché... se era maggio o se era giugno, io non me lo ricordo, però c'è nel libretto di volo, c'è
Quindi lei tutte le vicende fra il 78 e l'80 io facevo la mia non, vita. Non riguardano suo padre. No, lei faceva la sua vita, sì. Ma non ha avuto contatti, rapporti. Ma per quali faccende, mi perdoni? Di qualunque tipo, per qualunque ragione. Io intanto vorrei sapere quante volte lei ha parlato, sentito, incontrato suo padre. Poi le chiedo per quale motivo. Intanto vorrei sapere se. Io quante volte, come non me lo ricordo. Allora, a Roma. Sicuro un paio di volte quando lui andava a Roma. È stato a Roma quando? A Roma, parliamo dal 70, dal 77 a un certo punto, quando io poi ho rotto definitivamente i ponti con lui, avevo rotto anche con lei. E ma lei che ha rotto definitivamente con mio padre? Definitivamente nel senso che non mi interessava più, se mi chiamava non c'ero per niente. E dopo quella volta che mi ha trattato in quel modo in automobile. E siamo lì nell'80. Sì, perché poi nell'81 io sono stato arrestato. Quindi siamo nell'80, dopo agosto. Cosa stavamo dicendo? Fino però a prima del 2 agosto lei non aveva ancora rotto con suo padre. Prima del 2 agosto no, ha avuto delle discussioni, ma non niente di che. Niente. Ma aveva potuto due mobiletti che erano maggiolini tassiati per un valore di 80 milioni, li avevo dati in custodia lì a Ancona, dove aveva acquistato due fabbricati da ristrutturare, e se li ha venduti si è tenuti i soldi. E vede un po' che famiglia. Poi. Non è che io lo vedevo, io facevo la mia vita, vivevo a Foligno, vivevo in Svizzera. Cosa sapeva lei dell'attività di suo padre politica? Quasi politicamente zero. Però incontrare mio padre da ragazzo era considerato al paese pomponesco, ricordo anche per gente che se ne parlavano sempre, lui era un mangiapreti e addirittura dicevano che era forse comunista. Però con Ercole Artoni. Con Ercole Artoni erano in ottimi rapporti, ma Don Ercole Artoni non era comunista. Attenzione, Don Ercole Artoni era stato nei comitati civici. Don Ercole Artoni negli anni 70 era nei comitati 50 nei comitati civici? Io 40-50. Io mi ricordo. Ma io l'ho visto insieme al dottor Cafardelli in un ufficio, le parlo degli anni 70 invece. E allora lui era ancora nei comitati civici. Oppure si incontrava. Okay. Con i responsabili dei comitati civici. Poi ci possono essere altre organizzazioni. Perché dovevo entrarci, che io nei comitati civici invece non ho fatto niente. Andai al congresso eucaristico degli anni 72, mi sembra, al congresso eucaristico Udine. Lei dice che suo padre non faceva politica, però... Ma mio padre non faceva politica. Però incontrava Almirante, o comunque... Vabbè, ma quello era un discorso. Lui era l'avvocato Mariani, era suo amico, erano diventati conoscenti, amici, posso allora, dire. Che lui anche... Mio padre non si esponesse... Mio padre per soldi inteso di affari, palazzi, case, o meno, manteneva rapporti con tutti. Quando manteneva rapporti, quando ha fatto la grande lottizzazione a Villa Canali, che è stata una delle prime più grosse lottizzazioni di terreno, dove c'era anche il centro tennis club, poi più avanti hanno fatto il centro ippico, i lotti lì era terreno agricolo, i lotti li hanno venduti come oro in quel periodo, e ha intrattenuto rapporti con tutti, intratteneva. Ma scusi, questo è... Io devo divagare un po', devo rallentare. Devo rallentare un po' perché mi sale troppo la pressione. E cosa stavamo dicendo sul Presidente? Stavamo cercando di capire le posizioni politiche di suo padre. Mio padre politicamente, come tutti hanno scritto, era fascista nel modo più assoluto. Nel 1970, se non mi ricordo male, ci catalogarono democristiani. Qualche anno dopo ci catalogarono socialisti. Poi è arrivata l'era Balugani e siamo diventati tutti fascisti. Allora. L'unico che ha frequentato quelle organizzazioni lì sono stato io del movimento sociale ed è ricaduto tutto su Staffarini. Però le ho frequentate anche per dei motivi chiari, che erano quelli dell'amicizia che aveva molto mio padre con il rapporto di amicizia che si era instaurato in quegli anni fra mio padre e
senatore Mariani, l'avvocato Mariani, e mio padre, se c'era da fare un affare, da accontentare l'amico, lo accontentava. Ha usato me, ha usato suo padre, però suo padre, di lavoro. Suo padre non faceva politica, non era come abbiamo letto oggi di questo signore, non era politicamente esposto. No. Che non significa che non fosse un processo politico, non mio padre non era esposto, però era in contatto con Mariani, addirittura con Almirante, al punto da invitarla a infiltrare delle organizzazioni di destra e di estrema destra per verificare se c'erano attività eversive. Sì, è vero. Quindi è un progetto politico di alto livello questo. Ma non è un progetto politico perché tu sei politico, è un progetto che lui aveva delle due linee. È un progetto di politica come si fa in Italia, sono due livelli, uno esposto e uno sotterraneo. Io le chiedo se suo padre faceva politica sotterranea. No, suo padre e come faceva a conoscere? Io, prego. Come faceva a avere rapporti con i servizi? Quali servizi? Quelli che voleva, nei quali voleva vedersi. Ma lì evidentemente era qualcun altro che l'aveva interessato per fare quello. Siamo dopo il 2 agosto, evidentemente. Evidentemente, dopo che si sia stato su alla Mucciatella che è stato trovato, avranno deciso forse di utilizzarmi per qualche cosa, magari. E che io non ho aderito. Non magari, non ho aderito. Ascolti una cosa. Lei si è iscritto ad Avanguardia Nazionale? Non c'era un'iscrizione ad Avanguardia Nazionale. Io ci sono entrato, pensavo di esserlo per quelle in quel momento, ma sempre come infiltrato sono entrato. Poi, come quelle... Poi ha fatto un delitto deliberato da un gruppo di Avanguardia Nazionale. Ma non dovevo essere... Altri delitti, non dovevo essere... Altri delitti ne ha conosciuti di quel gruppo eversivo? No. Di cosa parlavano? Lei è entrato nel 71-72 come infiltrato. Sì. Che cosa ha scoperto come infiltrato? Ho infiltrato niente perché secondo me erano tutti scappati di casa. Non c'erano delle personalità lì, poi nel tempo si viene a sapere che erano tutti latitanti in giro per il mondo. E difatti. Che vuol dire che erano scappati di casa? C'erano i pironini. No, sì, ma non c'era niente, signor Presidente, non c'era la sostanza che si poteva forse incontrare. Tant'è vero che nel 76 pur si sciolse, non c'è niente. E i più grossi erano scappati, tutti erano scappati. Dopo mi sembra cos'era successo, adesso non ricordo bene. C'era stato un fuggi, non c'era niente. A Massa c'era Fioronini, il fratello, e io ne ho conosciuti, ma di vista non li ho frequentati, due che non ricordo neanche i nomi e cognomi, uno era... Allora, vi faccio capire, lei si infiltra per controllare... Tento di infiltrare. Sì, va bene, aspetta, rapporto. Addirittura poi, già infiltrato, è diventato militante. Militante, diciamo, ha detto lei. Ecco. Questo periodo quanto dura? Direi che dura almeno fino a 70 anni. Fino a quando lei... Io ho smesso, dopo il campanile, non ho fatto più politica, quasi non ci andavo neanche più. Poi non c'era politica allora, non c'era più niente, non c'era niente. Dopo il campanile io ho litigato con Tanz, con la Mezzadri. Perché ha litigato? Litigato perché Mezzadri voleva le pistole indietro e così insomma. E gli ho sparato anche il furgone per evitare che mi venisse a rompere le scatole. E difatti, ma lui non era. Lei deve capire che lei qui non è che ha delle persone ingenue. Lei mi dice questo, poi però questa gente è quella che organizza la sua fuga all'estero. Quale fuga all'estero? In Brasile, il gruppo di Avanguardia Nazionale. No, signor Presidente, no. Guardi, il gruppo dell'Avanguardia Nazionale, Fioromini... Lei campa e va in Spagna e va... Fioromini Pietro, ma Fioromini Pietro mi organizza che cosa? Solo il passaporto... E la base in Spagna, poi il viaggio dalla Spagna in Colombia e poi in Brasile. No, il viaggio non l'ha organizzato nessuno, il viaggio è mio padre che mi dice di andare là, mi perdoni, perché c'è un amico là. Io da Massa non ho preso nessun indirizzo
e nessun posto, loro non mi hanno organizzato viaggi o mi hanno appoggiato qualcuno, non esiste, le danno il passaporto, il passaporto sì, perché era l'unico posto dove io potevo, le organizzano il viaggio, la fuga, la proteggono per la fuga. La proteggono in Spagna, la tengono in Spagna. La proteggono in Spagna perché cosa? Scusi, perché mi hanno dato la casa, mi hanno fatto dormire due notti. Va bene, cioè, sì, è protezione, anche quella c'è ragione, dal principio giuridico è protezione. Però non mi hanno loro mandato in Brasile. In Brasile. In Brasile non mi mandano una persona che potrebbe essere un esponente, che non è nessun esponente, potrebbe, io sono sicuro che lui non era nessun esponente, perché Mistura Ugo non ha mai fatto politica. Mistura Ugo, io non voglio fare un dibattito con lei, io le devo fare solo delle domande. E io le sto facendo una domanda sotto forma di contestazione. Sì. Dagli elementi che abbiamo, lei ha fruito dell'apporto di queste persone fino al momento in cui è arrivato in Brasile. Fino al momento che sono stato in Spagna. E allora io le chiedo. Perché dopo in Brasile l'ho preso io. Allora io le chiedo, avendo lei avuto questi sostegni, evidentemente queste persone avevano nei suoi confronti il flusso della riconoscenza. Per quale motivo? Cosa aveva fatto lei? Cosa aveva visto lei in quei quattro anni in cui era stato lì dentro? Lì, innanzitutto, quattro anni, signor Presidente, non è che io ero là tutti i giorni, saltuariamente ci sono andato. Ecco, va bene, ci sono andato saltuariamente. Sono andato là nel momento in cui devo scappare, voglio andare via, va bene. E mi hanno fatto il passaporto, mi hanno mandato a Madrid sicuramente, poi finisce lì. Io finisce lì, certo. Non è un piano di diciamo, è ragionevole pensare che finisce lì, certo, io non facevo più politica, ma nessuno faceva ha dei debiti, lei ritiene di aver avuto dei debiti nei confronti di queste persone che l'hanno fatto? L'ho ritenuto perché anche quando mi è stato chiesto tramite io e mio fratello un passaporto per loro, io l'ho trovato rubando addirittura nell'albergo dove abitavo, dove avevo la residenza, dove dormivo. Lì, però sotto quello, ma che loro mi abbiano mandato in Sud America è fuori da ogni logica, perché in Sud America io ci vado perché l'amico di mio padre, Mistura Ugo, era e viveva in Brasile da, non so, 72, 73, 72, 73, 74, adesso guardate le carte voi, io so che c'era già da anni lì, ed era scappato per dei motivi economici legati a... E politica lui non me ne ha mai parlato, non abbiamo mai parlato di politica. Io so che lui non era politico. Era Giovanni, aveva in Brasile, va bene. E non fa più politica. No, politica l'avevo già smessa da prima, dopo il fatto campanile la politica non esisteva. Dal fatto che dopo essere sistemato in Brasile, cambiando la generalità, trovando una posizione che la tiene al sicuro dal suo passato, lei decide di ritornare in Italia. Sì, signore. Sì, decido perché c'ho quello spunto lì, mi scusi Presidente. Dove viene collocato un solo spunto, lo spunto, sì, dell'aeronautica, ma poteva farlo anche in Brasile, credo, no? No, fare il brevetto in Brasile no. Perché era militare, perché non aveva fatto il militare. Il militare era servito, sì, non parlo per il passaporto, signor Presidente, non per il volo. Io il volo avrei potuto anche osare questa cosa, però in quel momento... Io no, non parlo neanche bene il portoghese, porca miseria. Sta di fatto che lei torna in Italia, ritorna ad avere sostegno da quell'ambiente politico al quale si era messo a disposizione nei primi anni 70. Ma l'ambiente politico non è avanguardia. Io non mi sono messo a disposizione. Sono andato dal senatore Mariani, che era un amico di famiglia.
senatore Menicacci. No, Menicacci non lo conoscevo. Comunque, non lo conoscevo. Menicacci è quello che il senatore Mariani telefona per dire di... Gliel'hanno fatto conoscere, sì, il senatore Menicacci e l'avvocato di Delle Chiaie. Lei lo sa questo? L'ho saputo. Non lo sapeva lui? No. Io non avevo rapporti con nessuno, niente, non facevo. Però il dato non è questo, il dato. Sì. Sì, ma lo era Mariani. Ma chi conoscete della Mariani? Io devo sapere cosa fa Mariani, chi vede, chi conosce Mariani. Per favore. Mariani era a quel punto un amico di famiglia. Il nipote era un avvocato che mio padre si appoggiava spesso, e era una situazione di conoscenza, amicizia, e va bene, per il senatore Mariani avevo fatto quelle cose, è normale che vado dal senatore Mariani, e da chi vado? Da Casadei, vado da Mariani che conosce, sa, e gli chiedo io adesso un favore, gli chiedo io a lui un favore. Visto che io ne avevo fatti per loro, mi hanno incasinato la vita. E poi lui mi chiamò e non mi presentò, mi disse che alla stazione, là così, c'era quello lì che mi avrebbe riconosciuto. Lei risulta aver fatto un volo nei dintorni di Arezzo? Di Arezzo? No, io Arezzo ci sono, non Arezzo. Arezzo nella provincia. Nella Arezzo è la provincia. Sì, sì, io no. Dove c'era una piattaforma, un aeroporto. Ne ho fatti tre di voli. Dica. Ne ho fatti tre di voli. E uno con me c'era il Volpi Gilberto, che io ho pilotato al ritorno, l'andata non ho pilotato, perché tutto risulta comunque dai registri di volo e dai registri di volo dell'aeroclub, perché sulla base di quelli paghi i minuti di volo. E poi ci sono stato con un altro pilota dell'aeroporto, che lì ho pilotato io, mi sembra, l'andata e lui al ritorno, perché tu paghi quello che piloti, non quello che fa il passeggero. E poi ci sono andato con il proprietario dell'albergo Nunziatella, che è quello che mi ha spinto a fare poi la licenza di caccia, perché lui era appassionato di caccia. E cosa c'è andato a fare? Siamo andati dovevamo andare, dove dovete atterrare? Sempre al terreno del duca principe, del duca di Sua Altezza, insomma di Aosta, di Amedeo d'Aosta. L'ha conosciuto? Io sì, certamente lo conosco. Sì. Sapeva che dei politici aveva? No, non lo sapevo. E cosa c'è andato a fare? L'ho conosciuto in quelle occasioni. Cosa c'è andato a fare? Ci siamo andati la prima volta con il pilota, con l'istruttore Volpi, perché dovevamo andare a Firenze, lungo la strada, appunto un sfarfallamento di giri del motore, e lui ha cercato questo posto e abbiamo atterrato lì. E si è andato oltre Firenze? No, prima. Arezzo è più a sud di Firenze. Sì, ma noi veniamo da Foligno. Veniamo da Reggio Emilia. E allora... Giusto. E allora, signor Presidente, e lì in quell'occasione abbiamo conosciuto Amedeo d'Aosta. Poi ci sono tornato con un altro nell'aeroclub, e poi ci sono tornato io insieme al proprietario dell'albergo, perché doveva esserci una battuta di caccia che poi arrivavamo e non c'era. Difatti le soste comunque sono state sempre di 10-15 minuti, non di più, 20 minuti massimo. E le soste, quindi non eravate diretti lì, no, la sosta vuol dire quando tu atterri in un posto e poi riparti, quella è la sosta. Quindi vuol dire che non eravate diretti lì? No, eravamo quando? Quale delle tre volte? Nelle tre volte? No, la prima volta non eravamo diretti lì perché c'era quello di Volpi, non eravamo diretti lì. La seconda volta ero diretto lì perché con quello con l'altro pilota dell'aeroclub voleva vedere anche lui il posto, e poi la terza volta è quando dovevamo fare la battuta di caccia insieme a quella che doveva organizzare Sua Altezza Medeo d'Aosta, e invece non c'era, non era stata fatta, se non la ragione non so per quale, e siamo tornati indietro, poi io non ci sono mai più andato. E quindi vi siete fermati pochi 10 minuti, 4, cioè c'è nel...
nei riscontri oggettivi dei calcoli di volo sia dell'aeroclub che quelli... Con chi parla in quel periodo, questi tre atterraggi? Comandi? Con chi parla? Chi vede? Con chi... Dove? Il primo atterraggio ci hanno portato lì da... Abbiamo conosciuto Medeo d'Aosta. Mm. Il secondo... Quanto tempo si è fermato? Al primo non mi ricordo, ma bisogna vedere dai voli il volo, perché c'è l'orario, non si scappa, sono libero. La seconda abbiamo fatto come se fosse quasi un touch and go, cioè tocca, vai, touch and go sarebbe tocca, fai un atterraggio, poi nel proseguimento della pista tu riparti, ma lì è impossibile perché il pezzetto di terreno non dà la possibilità di fare il touch and go perché è corto, la superficie è corta, allora devi per forza fermare, girare l'aereo, poi ripartire a seconda della direzione del vento, per non avere il vento. Lasci perdere, non devo avere il vento di sì, e poi sarebbe interessante comunque. E poi la terza ci siamo fermati una ventina di minuti, il tempo, se non mi ricordo male, perché l'ho verificato leggendo a... Chi incontra? Mi dica... Ah, perché è una vostra. Quanto tempo ci parla? Mi ricordo quanto, dottore, bisogna guardare sul libretto, ma non è, non abbiamo parlato. Poi è andata la prima volta, la seconda ci sono andato io. E hai incontrato anche quella volta? No, quella volta lì non abbiamo incontrato perché i signori che non abbiamo incontrato, siamo andati via. E la terza, il tempo di dire no, guardi, non c'è la battuta di caccia, non si fa, arrivederci, buongiorno, e siamo rientrati. C'è il proprietario dell'albergo, lo potete convocare con l'articolo che non so quale, e sentiamo, ci sono i familiari, Amedeo d'Aosta lo incontra la terza volta. Io no, io lo incontro... La prima e la terza volta. La terza volta, sì. Guarda, la prima e la terza. La seconda no. Senta, quando lei scappa con il passaporto falso, lei si fa una plastica facciale degli interventi? Mi pare che ne ha parlato già. Io ho fatto un intervento, non 2, 3, 5, 20 mila, ho fatto un intervento, cioè sono stato in una, dove mi hanno operato una volta perché avevo rotto il setto nasale su una jeep in un tamponamento che non c'era il cinturone di sicurezza, ho sbattuto e mi si era fatto il naso così. Allora mentre ero lì, ero stato guardato lì dalla Suelin, mi sembra, Suelin e Badri, lì rifacevano, io avevo un naso molto grosso, ho detto ma perché no, visto che mi devi operare, non lo sottigliamo un po', e l'ho fatto. In più avevo un neo qua, siccome il neo è molto pericoloso, e poi avevo deciso di cambiare identità, avevo cambiato identità, non volevo avere una cosa che fosse di riconoscimento. Quindi questi interventi l'avevo fatto per ragioni estetiche, sanitarie, ma anche... Uno l'ho fatto perché avevo il problema che avevo fatto un incidente. Ed era riconoscibile, sì. Quindi quel naso che hai rotto? Vabbè, era tutto storto, ma è stata questione rapida. Risultava dalle fotografie che aveva il naso storto? No, le fotografie non le ho fatte. Quando sono andato dentro in questa clinica, mi hanno detto guarda, così dobbiamo intervenire dentro, e perché si era rotto, e dopo mi hanno tagliato un pezzettino di osso, mi sembra. Io vorrei capire. E il neo invece l'ho tolto, ho detto, finché sono lì mi togliete anche questo, perché siccome dovevo rientrare in Italia era una cosa che era... È vero quindi che questi interventi lei li fa anche per cambiare i connotati? Solo ed esclusivamente il neo, perché il naso di per sé stesso già lo dovevano fare, si era frantumato l'osso iniziale. Da quando l'aveva avuto questo incidente? E l'ho avuto, chi se lo ricorda, un paio di mesi prima di partire, di rientrare, mi sembra, o un mese prima. Un mese prima di rientrare in Italia, di giugno, o aprile o maggio. Quindi se l'hai rotto in Brasile? Sì, ho fatto un incidente là purtroppo, sì.
lì ci sono il delle neone zone... c'era per nascondere. No, il neone, io sono onesto, sono costato, come collaboratore non posso dire adesso, l'ho fatto togliere proprio perché sapevo che sarei rientrato e così non c'era, perché era una cosa di riconoscimento molto forte, insomma. Senta, la ferita qui perché non ce l'hai fatto togliere? Guardi, a dire la verità, ho cercato di fare un lifting, si chiama lifting. L'ha fatto, quindi. Sì, ma non è servito a niente, perché è ancora la cicatrice ed è visibilissima. Vediamo. Guarda, vedo. Sì, si vede, diciamo, invece prima, no, no, prima è quella che abbiamo visto nella foto. Si vede, poi vuole le foto che... No, è diversa da quella della foto che abbiamo visto. Si vede ancora. Io la foto non le ho viste, quelle si che si vede, perché non c'era lei quando abbiamo visto le foto. Io non c'ero, se c'ero, non lo so se c'ero. Ma era il giorno che avete fatto vedere la signora Bonini? Era uscito. No, era un consulente. Vabbè, comunque prendo atto che sì, si vede ancora, ma è meno evidente di quella che si vede invece nella foto di quando lei... Ma dipende, siamo d'accordo su questo? Dipende dalle luci. Allora, prego. Presidente, le cicatrici si vedono... Dipende dall'illuminazione. Io sta cicatrice ce l'ho da quando ero al di là della questione, si vede o non si vede. Siamo d'accordo che quello che lui ci sta mostrando e che lui ci sta mettendo essere frutto di un lifting non riuscito, non perfettamente riuscito, è una cicatrice diversa da quella che si vede nella foto comparazione. No, facciamolo dire. Come? In che senso? Lei ha fatto il lipsing per togliersi la cicatrice, mi sta dicendo. Io ho detto sì, non per togliere, per vedere di ridimensionare, perché era un castrone bello grosso, ma non è riuscita. Per la cicatrice c'è, si vede anche nelle fotografie che ho fatto per i passaporti, per tante cose. Però lei mi ammette che lei ha tentato di togliersi la cicatrice. Ho tentato di che non si vedesse più di tanto, insomma. Perché riteneva che fosse un elemento di riconoscimento. Certo. È giusto. Comandi? Riteneva che fosse... No, esteticamente era brutta, insomma. Era anche... Lo picciolano. Migliora l'estetica e toglie la riconoscibilità. Poi non ha... Io ho fatto per estetica questa. Allora, qua, si abbassi. Si abbassi. Sì. Allora, noi possiamo dire che la cicatrice un pelo si vede ancora. Ah, no, si vede bene, si vede bene, dottore. Io me la vedo tutti i giorni davanti allo specchio quando mi faccio. Io però ho visto una sua foto di non so quando. Era una foto di comparazione, adesso gliela riprendiamo. Di che anno è? Adesso glielo diciamo. Prego. Abbiamo tante foto di Bellini, che è molto evidente. 2 febbraio 82, quella che c'è. Che però è diversa da quella che ci sta mostrando. No, perché l'ha detto che è diversa. No, è diverso. Facciamo. Professore. 2 febbraio 82, Presidente. Sì. 2 febbraio 82, la foto a cui lei fa riferimento è questa. Però. Ma scusi, ma quello che interessa nel processo, com'era Bellini nella foto 80? Non è che il foto è diventato... Nella foto 80 era così. Sì. Va bene? Sì, era così. La cicatrice è quella. Era così, signor Presidente. Quella, e a volte non si vede, avvocato, come ha visto tutto il mondo quando l'abbiamo mostrato... Nell'agosto 80 era a volte si vede o nell'agosto 80 era che dalla luce è così. La comparazione è stata fatta però con una foto precedente. Io vorrei che fosse chiaro che la comparazione è stata fatta con una foto precedente all'intervento che Bellini sta dichiarando di aver... No, la comparazione della consulente. La comparazione dei consulenti è stata fatta con delle foto dell'82. Un attimo, avvocato, per poter dire, prendiamo bene la consulente. Una è quella del 2 febbraio 1982. Sono due foto segnalamenti e l'altra è quella con la maglia vaiana fattoriale. Quindi però sono successive all'80. Successive. Sì, scusi, maglia vaiana in che senso? Scusi, io non ho mai avuto... No, una camicia a fiori, non... Quella famosa... Va bene, va bene. Ho fatto contatto. Con... Grazie, siamo capiti. Chiarito. Sì. Sembra che abbiamo il film. Non su tutto. No.
non ho bisogno di nascondere niente, signor Presidente. Io l'ho preso la pillola. No, io l'ho presa. Allora, mentre io controllo, puoi fare tu le domande? 15 febbraio. Tengo così, se no vengo a studiare. Fermi qua, eh. Buongiorno a lei, dottore. Una domanda flash collegata a quello che diceva prima. Quando andò in Spagna, sì, usò l'escamotage di travestirsi da prete? No, nel modo più sicuro. No. Non è che cioè qualcuno ha dichiarato che Don Antoni le aveva dato un vestito? No, allora Don Antoni con la mia pietanza non c'entra niente. Don Antoni lo rivedo quando rientro in Italia con mio padre, lo vedo a Roma e poi in altre occasioni. Ma comunque, Don Antoni con la mia latitanza non c'entra assolutamente niente. E quindi non è vera questa cosa. È una barzelletta inventata da qualcuno, poi mi pare che fosse uno che lo incontrai in carcere a Parma, eccetera, in malati fisici, col quale mi disse delle cose che io feci un esposto addirittura. E ci sono anche, c'erano anche dei testimoni, mi sa che fosse un certo Sciortino, sì, no, era in carcere con lei a Parma. Io quando ero al centro malati fisici, e tendo a precisare, mi perdoni una cosa, che l'altro giorno si diceva che io avrei svelato la mia identità il giorno 9 di marzo, il giorno dell'interrogatorio con i giudici di Bologna. Assolutamente non è vero, perché io ho trovato anche l'altro giorno ho avuto un problema con l'INPS per la pensione e nel modello totale pensionistico dei versamenti c'è che io al Ministero di Grazia e Giustizia e Parma e poi i primi contributi che mi hanno dato da Bellini Paolo erano del 1 gennaio 1983, per cui vuol dire che io avevo già dichiarato di essere, no, i contributi non li avrebbero dati a Roberto da Silva, ma va bene. Senta, Don Ercole Antoni non c'entra assolutamente. Va bene. Le volevo chiedere invece dei chiarimenti sulla figura di Ugoletti. Sì. Intanto le voglio chiedere, era un bell'uomo, com'era? Era moro, aveva i baffi Ugoletti? I baffi? Com'era? Biondo? No, allora, io l'ho conosciuto come Stefani. No, non era tanto alto, magro, cantonato. Cantonato non aveva molti capelli. Non era molto portava alto. I baffi? Mio fratello portava i baffi, lui non mi ricordo. Senta, lei ha detto che Ugoletti l'avrebbe incontrato per la prima volta in Svizzera nel 1982, giusto? No, 80. 80? Sì, in Svizzera, sì, mi sembra. No, aspetti, sì. A me pare che lei abbia detto 1982. Poi, no, 82 sono in galera, è impossibile. Impossibile. Quindi 1980 in Svizzera. Io mi sembra la prima volta che l'ho incontrato. Lei lo sa dove era nato Ugoletti? Io onestamente ho letto quando leggevi, però adesso non mi ricordo neanche. Non dico io, era di Baiso di Reggio Emilia. A Reggio Emilia. Non l'aveva mai incontrato prima? No, anche perché guardi. Da quello che io ho riscontrato leggendo gli articoli, e mi ha fatto male anche questo, perché in un interrogatorio del
lo riassumo in due minuti, in un interrogatorio del maresciallo Balugani al dottor Melillo a Firenze per le stragi di Firenze, il Balugani dichiarò che arrivato a Reggio Emilia c'era un gruppo di facinorosi, estremisti, fascisti, composto da Leoni Roberto, Bedini Paolo e Ugo Letti. Quindi, e questo era il 73. Ma questo era vero o non era vero? No, non era vero, e ti dimostro anche perché. Sì. Perché quando io sono partito per il Brasile era 76 ottobre, nel 76 sono arrivato, mi scusi, sono arrivato nel 76 a ottobre. Ugo Letti era in galera da 13 anni, ho scoperto nel fascicolo, negli atti del fascicolo, ed è uscito a novembre del 76, come facevo a conoscerlo prima e come faceva a essere dentro un gruppo politico di fascisti, Bellini, Ugo Letti. Quindi era strano, diciamo. Completamente strano. Vabbè. Senta, lei con Ugo Letti però ha commesso ha fatto dei colpi con Ugo Letti. Nell'80, dopo Firenze, abbiamo fatto a Venezia. Chi c'era insieme a voi? C'era, allora, in Svizzera c'eravamo io, Baron Vinci, che poi in realtà è Baroncini Mauro, che è un collaboratore oggi di giustizia, e poi Ugo Letti e mio fratello. Dormimmo addirittura in un albergo. Cioè, ne avete fatti diversi dei colpi, dei frutti di morti stiamo parlando sempre. No, lì sono spaccate. Spaccate in Svizzera, sì, erano molti più invece punti di mobili con Ugo Letti ne ha fatto. Punti di mobili con Ugo Letti, non mi ricordo se ho fatto qualche cosa con Ugo Letti. E lui Ugo Letti invece con suo fratello? No, con mio fratello loro fatti. Sì, ne hanno fatto. In che periodo ne ha fatti? Guarda, io so il periodo. Io so il periodo del, come si chiama? Di quando dopo si sono scontrati mio fratello, quando poi ha minacciato il maresciallo Balugani, siamo nell'80, aprile, febbraio, marzo, aprile, a cavallo di quel periodo lì. Cos'era? Poi non mi ricordo. Comunque dei colpi ne ha fatti con suo fratello. Sì, sì, questo. Sì. Senta, lei poi dopo è stato in carcere assieme a Ugo Letti? No, mai. No, mai. No. Invece lui e con suo fratello c'è stato in carcere? Non glielo so dire, no. Si può dire che Ugo Letti facesse parte della banda dei Baroncini? O non si può dire? Io, allora, questa favola della banda di Baroncini, la banda dei frutti di mobili, non glielo so dire, io non ero all'interno loro, non c'ero, non glielo so dire. Lei con questo gruppo di persone quante volte ci sarà andato a fare dei frutti di mobili? Con quali? Con suo fratello, con Ugo Letti, con no, Pompani? No, Pompani io non ho mai rubato, non ho mai avuto, con Bettani? Con Bettani tantomeno. E io sono stato incolpato di un colpo che è stato poi mio padre e mio fratello che per salvare Guido hanno addossato la responsabilità a me a Parma, mentre io invece non c'entravo niente, mi sembra che forse ero addirittura in Brasile, no, non mi ricordo. Per salvare mio fratello tutti e due dissero che ero io che avevo utilizzato quell'automobile sua che era stata trovata vicino a un distributore di benzina per il quale erano risaliti a lui, pazienza, subiamo anche questo. Va bene, ecco, senta, perché ero sempre in discussione con il vecchio. Senta, volevo chiedere anche questo. Gianfranco Maggi dichiarò nel marzo 83, sì? Dichiarò che lei si arrabbiò con Ugo Letti perché lo imputava, forse non per volontariamente, ma per negligenza, gli imputava di aver disvelato la sua vera identità. Ma questo quando è successo, mi diceva? Non so, questo lo dichiara Maggi nell'83, non so. Ovviamente ma dove sarebbe successo questa cosa? Non è circostanziato. Non ho capito. Allora, Maggi, già sì, Franco, sì. Lei non lo conosceva? No. Ha detto che non l'aveva mai visto? No, io Maggi non so neanche chi sia. Allora, Gianfranco lo dichiarò davanti al procuratore di Reggio Emilia. Quale procuratore? Devi l'acqua. Ah, vabbè. Vabbè, quello era. Sì, sì. E che lei si arrabbiò con Ugo Letti, facendolo sapere ad altri che probabilmente erano in carcere con lei in quel momento. Ah, in carcere. Lei si arrabbiò con Ugo Letti dicendo: guarda, per colpa tua
è venuta fuori la mia idea. Allora io e Ugoletti eravamo in carcere insieme. Allora io e Ugoletti eravamo in carcere insieme. Mi dispiace perché io in carcere. Allora prima ha detto che. Io in carcere con Ugoletti non ci sono mai stato. No, lei parlò con altri probabilmente, non direttamente. No, ma a me mi sembra di aver capito che era riferito che eravamo in carcere, io Ugoletti che in carcere avrei fatto. Questo non si capisce, non si capisce. Io in carcere non ci sono mai stato con Ugoletti, punto primo. Non poi punto secondo, nemmeno in altre circostanze. Comunque non gli ha mai rinfacciato di questo fatto. Ma io non ho mai rinfacciato niente a nessuno, perché io non sapevo proprio. Senti, niente. Invece con Bompani lei non ha avuto relazioni. Io con Bompani ho avuto una relazione dentro in carcere. Dentro in carcere nel senso che facevamo una partita di pallavolo, io mi ero mosso in un certo modo e giustamente in carcere quando ti muovi può sembrare anche che tu sia un po' aggressivo, ma era un gioco. E lui mi diede un pugno che io stoppai l'azione di detenuti che erano lì con me che avevano capito l'aggressione sua invece nei miei confronti. È vero che ci chiarimmo e poi io non l'ho mai più visto, l'ho visto in quella circostanza. Quella circostanza lei Ugoletti avrebbe detto a Bompani pare sempre. Ma non esiste, non c'era Ugoletti. Lui era colpito Bellini e non da Silva. No, ma in carcere, allora prima di tutto in quel periodo io ero da Silva ed ero da Silva. Secondariamente io in carcere questo signor Stefano Ugoletti non l'ho mai visto e comunque ci sono i registri carcerari, non si dovrebbe far fatica all'opposizione giuridica di ogni persona al DAP da qualche parte per vedere la realtà. Io vi posso assicurare che nel carcere, nel periodo in cui sono stato a Reggio Emilia, anche se molti hanno detto che volevano tenermi lontano da Reggio Emilia, invece io sono stato in carcere a Reggio Emilia da 40-30 giorni circa, non mi ricordo quanto, Ugoletti, Stefano Ugoletti in carcere non c'è mai stato. Per cui questo fattore che dice il signor Maggi non esiste proprio, è una fandonia grossa come la casa, è una cosa inverosimile perché se una persona non c'è è come la storia di Balugani che lo dava questo Stefano Ugoletti, parte di quel gruppo di fascisti facinorosi mentre lui era in galera e mentre io non esiste proprio. Senta, poi gli volevo chiedere dentro, invece. Lei Maggi ha già detto che come Bartoli non li conosceva, no? Perché era di Piacenza, mi pare, Maggi. Non lo so. Forse Bartoli. Non lo so. Però volevo chiedere, invece, suo fratello Guido con Gianfranco Maggi, che tipo di rapporti aveva? Guarda, cioè, aveva rapporti di frequentazione, ha messo dei colpi assieme. A me so. Mio fratello, che mi diceva quasi tutto, non mi risulta che avesse fatto che questo signor Maggi fosse nella banda dei mobilieri, che ci sia forse entrato dopo, che l'abbiano fatto entrare qualcheduno, non mi sembra. Però c'è una cosa diversa, che mi pare che lui avesse subito, questo l'ho letto, però non è una fonte di lettura che ho avuto leggendo questo grande fascicolo, però risulta che Stefani abbia ceduto dei mobili di un furto che aveva fatto molto probabilmente, forse con mio fratello anche, e lui li portò in un'abitazione sua, poi dopo qualche giorno fu arrestato. E lui che cosa ha fatto? È stato in galera e aveva fatto l'omertà di non fare il nome di nessuno. Che poi a Ugoletti gli avesse rinfacciato in seguito questa cosa, per cui era nata una cosa, io sono stato zitto, tu non mi hai aiutato, né pagato l'avvocato, né questo e quell'altro, io lo posso anche capire, uno così, e d'altra parte io e Fabri il problema grosso che ho avuto è perché lui e l'altro socio, eravamo in tre a Firenze, hanno fatto sparire un magazzino con centinaia e centinaia di milioni, pensando che io fossi straniero e me ne stavo zitto, e mi hanno truffato, gli errori si pagano. Sempre un'ultima cosa, Bezzani invece, lei che tipo di rapporti aveva con Bezzani? Quale Bezzani? Quello che è stato sentito adesso il nome di battesimo. Sereno. Sereno Bezzani, rapporti aveva Sereno Bezzani? Ha fatto dei colpi con lui? Ha fatto no, io no. Siete stati in carcere assieme? No, nemmeno. Con lui quella sera che lui se la faceva con una ragazza che era amica di quella ormai diventata famosa, Niero Giuseppina, ci siamo incontrati, abbiamo avuto un rapporto di conoscenza in quel periodo, ma io con lui non ho mai rubato, non ho mai fatto niente, ma quando ero ancora Bellini Paolo, questo. Sì.
gli anni 75-76, io la mia Giuseppe la conosco nel 75 e finisse a giugno, maggio, giugno, luglio del 76. Ultimissima cosa, anche perché è nel periodo in cui per i fatti per cui lei si è, ha dichiarato di non voler rispondere, però io provo a fare lo stesso, poi per il suo diritto a stenersi. L'omicidio fa, sì, detto Bibi, lei è stato assolto, mi pare. Sì, adesso l'omicidio Fabri non riguarda fatti di Andrangheta e altre cose. No, io le volevo solo chiedere. Su Fabri posso rispondere, perché no, solo chiedere una cosa, non ha niente a che vedere con la motivazione. Lei l'ha messo, mi pare, sì. L'omicidio. Io le volevo soltanto chiedere il motivo che la portò a fare questo gesto. Sì, eclatante. Sì, allora c'è un motivo. So, economico. È un motivo fatto in questo modo. Io, Fabri, e un certo detto pittore, adesso non mi ricordo il nome, Gino Morelli, mi sembra, sì, che era stato, che ne parlò anche di Gino Morelli, il Bacciato Tempesta, ha formato un gruppo fortissimo, abbiamo rubato lì a Firenze per più di 300 milioni e molte cose addirittura sono state svalutate perché chi le aveva ereditate o comprate non, tempo addietro non poteva sapere gli sviluppi che potevano avere il mercato, per cui c'era gente che ha denunciato 50 milioni invece erano magari 80, 100. Allora avevamo molto materiale di grande valore dentro nel magazzino, in un garage, che Morelli ha fatto sparire e poi seppi che la parte a Fabri gliela data e a me no. Quando io ritrovai Fabri, che andai a trovare Fabri, chiedi contenesse di questo, e dice ma io no. Non ho soldi da dati, ho questa villa qua che stava ristrutturando un casale antico molto bello, poi nelle colline. L'ex convento. Ma bellissimo, veramente, lo stava ristrutturando anche bene e il valore era salito tantissimo. E allora dice, ma guarda, io sto facendo dei furti così, 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 allora facciamo così. Io ti scalo, prendo io la merce, la vendo io e piano piano ti scalo, non mi date quello che dovete dare. Perché se c'erano dentro 500 milioni di roba, alla vendita almeno il 40%, se no non si vendeva. Io almeno non vendevo meno del 40%, delle volte anche il 50% del valore. E per diviso 3, vediamo, mi dovete dare questi soldi. Perché penso, io ho rubato insieme a voi, non mi avete pagato la vita. Ecco, riassumere lui a un certo punto, e io i soldi glieli davo, perché glieli hanno anche trovati durante la perquisizione, nascosti nei mobili di casa dove abitava con sua madre, perché qualcuno dice no, tu non lo volevi pagare, non è vero, io non ho mai fatto queste cose, queste bolle. Ora che succede? Che quel giorno lui ha puntato e ha detto non ti diamo più niente, non facciamo niente, vabbè, allora sai che ora c'è ladro per ladro, bandito per bandito, ma vai a quel paese, te poi adesso quando trovo anche quell'altro sistema anche quell'altro. Vabbè. Perché la legge del banditismo era quella. Io purtroppo ho vissuto così. Ho vissuto così barbaramente, lo ammetto, ma l'ho ammesso già da tanti anni. Il mio recupero è stato quello di vivere una vita nuova. Va bene così, e di dedicarla, grazie. E l'ho dedicata, grazie, ad altri. Basta questo, grazie. Signor Presidente, io vorrei staccare un po', se possibile, per rimisurare la pressione. Noi abbiamo dichiarazione dell'ispettore di capitale Gianfranco Maggi. Lei lo conosceva su Gianfranco Maggi? No. Sa se suo fratello conosceva Gianfranco Maggi? A me risulta di che non lo conoscesse. Poi in che senso le risulta? Non mi ha mai parlato di questo signor Maggi. Non le ha mai parlato. Quindi lei ignora tutto di Gianfranco Maggi, non sa chi sia, tranne quello che ha visto. No, io so quello che ho letto processualmente, ma io di lui non so proprio niente. Senta, l'episodio a cui ha fatto riferimento lei dello scontro in carcere
durante una partita di pallavolo, sì. Lei lo ricorda? Come no? A chi diede il pugno? No. Chi volle darle il pugno? Chi era la persona che... A me il pugno, io non ho dato il pugno. No, d'accordo. Okay. Chi le diede intanto il pugno? Quel signore che ha nominato prima. Buon panico. Sì. Ma la cosa finì lì, non ha avuto seguiti, perché era una, è stata una reazione più che desiderata. Ugoletti sapeva chi era lei? No, te lo so dire. Però Ugoletti la conosceva da prima, da sempre? No. Quando l'ha conosciuta? Nel 76? No, io Ugoletti nel 76 non l'ho mai visto, mai conosciuto. Quando l'ha conosciuto? Ma Ugoletti era in galera quando io sono andato in Brasile, come facevo a conoscere? Quindi lei non l'ha mai conosciuto? Io ho conosciuto Stefani, che poi è risultato essere Ugoletti, questo sì. Sì. E Ugoletti come la conosceva? Come da Silva o come Bellini? Ugoletti mi ha conosciuto come da Silva. Come da Silva? Che poi mio fratello gli abbia detto che io questo non glielo so dire. Però... A Ugoletti? Sì. Io questo non glielo so dire. Quindi a un certo punto Ugoletti scopre che lei è il latitante lì, che da Silva è il latitante. Non lo so, a me non mi è stato detto. Io dico che non posso escludere che mio fratello glielo abbia detto. Questo dice. Non le disse che mio fratello non le disse mai se sospettava che la sua identificazione fosse dipesa da una rivelazione dell'Ugoletti? Io, mio fratello, al Compani. Quando io sono stato arrestato a febbraio del 1981, non sono più uscito di galera. Non le ha mai detto suo fratello? Non mio le ha fratello mai detto? Appuntava i sospetti per la scoperta della sua vera identità. L'identità la scoprono che io sono in prigione, signor Presidente. Ma come la scopro? Non ho più visto, ho avuto contatti non ha mai... con mio fratello. Io non ho avuto più. Suo fratello muore nell'82. Sì, ma io non ho avuto. Non la viene a trovare in carcere. No, non ho avuto contatti con mio fratello. Io avevo contatti tramite la Bonini Maurizio con i miei familiari. Don Ercole Antoni hanno fatto dei colloqui con me. Ma io, mio fratello Guido e mio padre è venuto. A novembre-dicembre a Palermo. Quindi lei non ha mai saputo che suo fratello sospettasse Ugoletti Bompani di avere, quindi Ugoletti per avere detto a Bompani che in realtà il da Silva che lui aveva colpito era Paolo Bellini e che quindi ascrivesse a confidenze di Bompani il fatto che lei era stato identificato? No. No, non gliel'ha mai spiegato questo. Ma chi me lo doveva spiegare? Ma io ero in galera, io sono presidente, mio fratello era fuori, io ero in galera, sono stato arrestato a febbraio dell'81 e non sono più uscito. Sembrano i piedi, le galere sono luoghi dove tutto circola. Ma scusi, ma io ero in galera. È impossibile. Ero in galera in Sicilia. Io voglio dire, vabbè, era in Sicilia, lei era a Firenze. Non era solo in Sicilia. A Firenze in Sicilia, sono stato a Reggio Emilia 30 giorni, 20, quello che era. D'accordo, prendo no. Basta così, chi ha domande? Sulla base di alcune domande fatte dalla Corte, avrei delle domande molto circoscritte su quattro temi. Allora, innanzitutto, ecco, vorrei una precisazione, Bellini. Il cognome Stefani abbinato a Ugoletti, cioè la conoscenza di Ugoletti come Stefani, in che periodo la dobbiamo collocare? Quando io l'ho visto, poi... In che anno siamo? Allora, Stefani lo vengo a sapere quando siamo nell'80 in Svizzera. In Svizzera, quando abbiamo dormito nello stesso albergo, io, Martini, Baron Vinci... come si chiamava? Mio fratello e Stefani. Ecco, viene a sapere che cosa? Che si chiama Stefani. Ecco, da chi l'ha saputo? Oh. Da suo fratello? Abbiamo vissuto, eravamo insieme, da mio fratello, sì, mi fu presentato come, che poi risulta come è, e il compare di mio fratello.
ma io non avevo conosciuto Fomugoletti. Fomugoletti vengo a saperlo dopo che si chiama Ugoletti. Quindi aveva un'identità fasulla in quel momento Ugoletti, in sostanza. Penso proprio di sì, se si è fatto registrare con quei nomi. Esclude quindi che possa aver firmato assegna il suo nome. A nome mio? No, no, a nome proprio. Quindi? Ugoletti? Non lo so. Ci sono fonti di prova che avete depositato stamattina sul punto. Ma prego. Lei mi sta chiedendo a me. Io sto chiedendo se lei ha mai visto assegni sottoscritti da Ugoletti esattamente nell'80. Io assegni non ho mai visto. Glielo posso chiedere? Sì, certo. Io assegni non ho mai visto. Non ne ha mai visti. Bene. Poi un altro tema invece. A me assegni non me l'hanno mai fatto. Cambio argomento, ha già risposto e sono soddisfatto. Prego. Sono soddisfatto della sua risposta. Grazie. Ecco, torniamo un attimo all'aeroporto di Roma Urbe. Sì. Ecco, lei come pilota in quel momento può spiegarci come avveniva la registrazione dei passeggeri che lei trasportava prima della partenza e al momento dell'arrivo a Roma Urbe? Cioè nel volo Foligno-Roma Urbe mi interesserebbe sapere come avveniva, quali regole vi erano per trasportare delle persone. Immagino ci fosse anche una copertura assicurativa in caso di incidenti per l'aereo e quindi fosse necessario individuare le persone che lei trasportava prima della partenza. Ma guarda, gli aerei di ci spieghi un po'. Gli aerei da turismo non sono aerei di linea dove lei paga un biglietto e va. Il pilota che ha il brevetto di secondo grado e superiore, perché con il primo grado non puoi portare passeggeri, fa un piano di volo o lo fa tramite il telefono o tramite la radio dell'aereo, se riesce a prendere, oppure dove c'è la sede di aeroporto controllato, nel caso specifico l'Urbe, devi compilare un modulo dove c'è scritto tutto quello che deve esserci. Il nome dell'aereo, il tipo dell'aereo, il pilota chi è, il tragitto che devi fare e l'autonomia, perché in caso tu non atterri dentro un tot di tempo in quell'aeroporto dove stai andando, dopo mezz'ora scattano i soccorsi, la ricerca e soccorso, e poi si scrive il numero dei passeggeri, non si mettono i nomi e i cognomi, si scrive il numero dei passeggeri. Non sempre, ma si scrive il numero dei passeggeri. Non è un aereo di linea che lei paga un biglietto e allora ci sono degli obblighi diversi. Ma per quanto riguarda il turismo aeronautico, non c'è una regola ben precisa. C'è nel piano di volo devi mettere il numero dei passeggeri, senza nominativi. Quindi sostanzialmente attraverso questo sistema di volo era possibile come passeggero trasportato rimanere anonimo. Dal punto di vista dei registri. Se non c'è l'obbligo di iscrizione del nome, rimaneci. No. Un altro argomento. Prego. Allora, ricorda se per caso Giulio Firomini nel periodo Parmense fosse uno studente di giurisprudenza? Io so che era uno studente, sì, può darsi, corso di giurisprudenza, può darsi. Ecco, quando eravate in Brasile con Firomini, sì, ricorda sì. Lui come si faceva chiamare? No, il nome che aveva da latitante non lo ricordo. Si presentava con il suo nome vero o con un nome fasullo? Se le faccio il nome di Julio con la J, di Joao o di Juan Carlo? No. Io guardi, non me lo ricordo. Io so che comunque loro non potevano presentarsi con il loro nome originale, ma con quello che avevano il passaporto col quale sono entrati in Brasile. Non potevano cambiare nome e non lo ricordo quale sia. Ecco, ricorda invece se Gazzetti fosse a Parma uno studente iscritto a medicina? No, so che erano iscritti all'università, ma non so se fossero giurisprudenza o medicina. Non ecco, il nome Vittorio Ribeiro, dica. Come nome di fasullo utilizzato da Gazzetti. Quando l'ha utilizzato? Lo ricorda, nel 76. Nel 76?
Sì. Beh, ricorda se Vittorio Ribeiro fosse un nome legato a un documento falso o un nome che lui si dava quando eravate lì in Brasile? No, io no. Ma lui sarebbe venuto dall'Italia con un nome brasiliano? O avrebbe usato in Brasile questo, no, questa identità di Vittorio Ribeiro? No, non lo so. Non ne sono a conoscenza. L'azienda Manzon Editora se le dice qualcosa? Editoria? Sì, Manzon. Manzon dovrebbe essere quella società nella quale lavorava la Suelin Lei Brasil, lavorava Angela Rangel. Esatto, e Bruno Orsi. E il signor Mistura, sì, con il nome di Orsi Bruno. Sì. Di Orsi Bruno. Ecco, le chiedo queste cose perché per l'appunto sia le due donne che ha nominato, la Brasil e la Sueli. Parlano di lei come, sì, Paolo Bellini, poi, sì, Lamberto anche, sì, conosciuto proprio alla Manzone di Toras con, sì, Bruno Orsi. Sì. E, loro che io mi chiamassi Paolo Bellini non lo sapevano. Abbiamo della documentazione, bene, che l'avranno... è stata depositata dove la signora Brasil, sì, sostiene che lei fosse Lamberto Bellini o Paolo Bellini e che a fianco a lei ci fossero altri due italiani, cioè gli italiani conosciuti dalla signora Brasil erano tre. C'era lei con un falso nome, sì, c'era Julio, studente di diritto in Italia, e c'era questo Vittorio Ribeiro, studente di medicina in Italia. Sì. Ma in tutto questo c'era anche Bruno Orsi, appunto, sì, o Ugo Mistura, che dir si voglia. Lei, ecco, in quel periodo ha mai ottenuto, richiesto denaro a Bruno Orsi, ha mai ricevuto somme di denaro? Veniva, tra virgolette, in qualche modo aiutato o aveva, diciamo, interscambi economici con Bruno Orsi? Con Bruno Orsi è impossibile, eravamo noi che mantenevamo lui, se permette. Lui viveva in una pitta camera, era uno che quello che guadagnava, lo spendeva a birra e donne ancora. E quando sono arrivato io era sull'Africo, si può dire, viveva in una pitta camera. E non per questo che chi vada nella pitta camera sia sull'Africo, ma lui in modo particolare. E fece un salto di qualità quando venne a vivere nell'appartamento, perché non gli facevamo pagare niente, ma lui soldi a me, noi, eravamo noi che ne davamo a lui, altro che lui a me. No, non esiste. Oggi Bruno era squadrinato proprio, poveraccio. Ecco, perché guardi, Bruno, sì, appunto, secondo le dichiarazioni della Sueli, rese all'epoca, Avvocato Speranza, mi scusi, ci può dire quando la rete di queste dichiarazioni? Queste dichiarazioni sono nel report confidenziale dell'autorità brasiliana depositato al fascicolo del Dipartimento, sì, e sono state rese quando si scopre l'identità, naturalmente. Possiamo sapere in che anno la rete? Nell'82 comunque, adesso nell'82, quindi sapeva che posso dire il nero. Vabbè, queste le farà collega in discussione queste considerazioni. Io però non sto sottolineando questa circostanza, ne sto sottolineando un altro oggetto di una domanda. Si riferisce all'82 e non sto chiedendo. Io ero galeano. Allora, parli pure, prego, collega. No, è il suo turno, vada avanti, prego. Grazie. Era un'altra la domanda che stavo facendo, ed no, era una circostanza. Allora, qui si legge, appunto, che Lamberto, che era il suo nome, appunto l'abbiamo già detto molte volte, sì, in epoca, avrebbe una figlia e riceveva e chiedeva soldi a Bruno. Questo è quello che dice Sueli. O Sueli. Io avevo una figlia che chiedeva i soldi a Bruno. No, lei viene identificato in Lamberto, che avrebbe avuto una figlia all'epoca. E avrebbe ricevuto e chiesto soldi a Bruno Orsi. Sì. Questa affermazione che fa Sueli nell'82, lei la conferma o la smentisce?
Ma io una dichiarazione di una signora che io non so, cioè chiedono informazioni, in sostanza chiedono informazioni a una donna con cui lei ha detto ha avuto una relazione, sì, così come sì, ha detto ha avuto una relazione anche sì, con quell'altra perfetto, donna. Di quanti mesi? Di quanti quindi si presuppone che ci sia stata una conoscenza no, o no? Ma lei presuppone, c'è opposizione. E ci dica l'avvocato Speranzoni in quale per parte sta utilizzando per la contestazione al vestito. Sono delle relazioni, ripeto. Gli atti sono questi, se vuole collega glieli do così poi fa. Non è una contestazione, è una premessa o una domanda? È un documento che ha gli atti su cui non vi siete opposti. No, colleghi, no, l'abbiamo contestato in parte, che non vi siete opposti, è agli atti. E io arrivato in Brasile nel 1976. Io mi rivolgo alla Corte. Abbiamo la Procura Generale ha depositato questi documenti, la difesa non si è opposta, lo conosciamo. C'è stato il consenso, se lo conoscete è una domanda retorica che mi viene fatta, io sulla base di un dato conoscitivo che agli atti chiedo all'imputato se è vera o no. Ne capisco che la risposta sarà no perché ha già in qualche modo risposto, ma siccome sta scritto qui sto chiedendo se ha ricevuto o no denaro dal signor Bruno Orsi all'epoca. Io ripeto, dal signor Bruno Orsi non ho mai ricevuto denaro, non potevo chiedere io denaro a lui perché lui non ne aveva. E per quanto riguarda la signora Suelin, che lei mi ha appena detto che io avrei detto lei che avevo una figlia e io avrei chiesto dei soldi per chi? Per mia figlia? No, non ha detto questo. No, allora mi dica. Era informata del fatto che lei avesse una figlia. E nell'82 l'avrà sicuramente letto, qualcuno gli avrà detto, forse qualcheduno, mio fratello, ma io da me, dei fatti della mia famiglia non si è mai parlato. Io ero Barberio Lamberto, nessuno sapeva che ero Bellini Paolo, escluso gli italiani, e sicuramente non l'avrei mai detto. Loro mi hanno aiutato a fare i documenti, ma io non ho mai parlato della mia famiglia che avevo in Italia. Mai. Per cui non so dire perché la signora dica figlia o non figlia. Io con certezza le confermo che soldi al signor Bruno Orsi non potevo e non ne ho mai chiesti, non potevo perché lui era squattrinato, non ne ho mai ricevuti da lui, eravamo noi che mantenevamo lui casomai, anzi ci fu un episodio che una volta tentò di aprire le nostre valigie e si scordò la dentiera sopra la valigia. Questo è un dettaglio. Vabbè, un dettaglio per farle capire che andava lui a cercare i soldi. Allora, andiamo al dunque, poi dunque ci siamo già. Un'altra domanda Bellini. Prego. Grazie. Allora, la domanda è questa. Prima hai identificato l'azienda Manzoni di Torres. Sì, me la ricordo. Sì. Ha detto, proprio prima che anzi glielo chiedessi, che lì ci lavorava la signorina Brasili. Sì. Ecco, da lì lei e gli italiani che erano con lei facevate delle telefonate verso l'Italia? Utilizzavate i telefoni della Manzoni di Torres per parlare con l'Italia? Io non li ho mai usati, non so degli altri perché è un problema loro. Io non ho mai usato il telefono per chiamare l'Italia dalla Manzon. Mai. Perché le dico questo? Perché nella stessa relazione. Presidente, mi scusi, anche l'avvocato per me. Dovremmo restare nel perimetro delle domande fatte dalla Corte. È così in questa parte? La Corte, infatti, Presidente. Allora, si possono alzare strumentalmente i toni. La Corte ha fatto domande, collega, su Bruno Orsi. Io sto facendo domande su Bruno Orsi rispetto al luogo dove il vostro assistito si è appena detto che stava lavorando. Le regole sono queste. Certamente le domande si fanno sulle questioni che lo trattano. Però se la Corte non lo impedisce, vuol dire che è interessata alla risposta e quindi la domanda si fa. Certo. Si può fare tutto ciò che la Corte non chiede. Su tutto. Tutto ciò che la Corte non chiede. Grazie, Presidente. Prego, vale lo stesso anche per lei. Dica, avvocato. Allora,
risulterebbero chiamate telefoniche costanti in Italia effettuate dai telefoni dell'azienda, leggo, da parte di questo gruppo di italiani di cui fa parte anche Lamberto Barberio. In che anno, scusi? Siamo nel 1976, sempre. Sì. Ecco. Io non ho mai fatto telefonate dall'Italia, verso l'Italia con dalla ditta Manzoni, anche perché nella ditta Manzoni, se ci sono stato due volte, sono state molte a prendere la sua linea in Brasile. O l'Angela, la Renzel, perché lavoravano tutte e due lì. E io dove le incontravo maggiormente erano nei simposi, oppure loro venivano alla Lancionette in Rua da Xavier da Civera, mi sembra. Mi dica bene questa via. Rua Xavier da Civera. Mm-hmm. C'era la Lancionette LPDA, che il numero è uno di quei numeri in cui mi chiamava la Bonini Maurizia e mio fratello Guido. Ma io non ho mai fatto telefonate verso l'Italia, non le ho mai fatte neanche da altri telefoni, se permette, perché poteva essere i miei telefoni di casa controllati e avrebbero potuto portare a me. E sono stati loro che hanno telefonato dall'Italia verso me. Io c'erano dei giorni prestabiliti che ci o qui o lì o là. Ecco, quando ha raccontato... Ma io non ho mai fatto telefonate dall'Italia. Se poi altri le facevano, sono problemi loro. A me non mi... Quando Bellini, lei ha ricevuto quelle telefonate oggetto di una truffa fatta, sì, a Quattro Castelle da suo fratello e da parte della signora Bonini, sì, dove veniva chiamato? Dipende dal periodo dove ero, perché ad esempio dove inizialmente sono stato qui 6-7 giorni, 10 giorni, non mi ricordo, era lì. Poi c'era mamma... Quando ci sentivamo, gli dicevo, allora quando ti richiamo, ti richiami il tal giorno dove? Lì o là? Perché erano due i posti rimasti, togliendo... Erano degli appuntamenti telefonici, sostanzialmente. Beh, alla fine della telefonata, se c'hai bisogno, mi richiami quando? Ci risentiamo il tal giorno, la tal ora, prossa poco, dove? All'Ancionette o alla trattoria, quell'altra via, non mi ricordo com'era, Rua Bolivar, mi sembra. Sì, perché l'ho letta anche ultimamente, Rua Bolivar. Erano in quei due punti, ma era annunciato, telefonate annunciate. Giovedì ti chiamo là, la settimana prossima, mercoledì, ti chiamo in quale numero? Questo o quello, in quella fascia oraria. Non è che io stavo tutto il giorno dentro in un Lancionette. Non posso chiederle, Bellini, perché lei ha risposto poc'anzi manifestando il timore all'epoca che qualcuno potesse intercettarle in Brasile il telefono di casa? No, veramente l'intercettazione potrebbe essere in Italia, non in Brasile. Mi perdoni, lei mi vuole... No, così ha detto. Non parlavo del telefono di casa perché potevo essere intercettato. In Italia, quella del Brasile. Non del Brasile. Io non chiamavo in Italia dal Brasile. Allora gli dico, bene. Non chiamavo dal Brasile verso l'Italia, sì, perché in Italia i telefoni potevano essere sotto controllo perché mi cercavano. Va bene? Loro per telefonare a me non telefonavano dall'albergo, dalla piscina o dalla casa privata, andavano a fare le truffe là. Sì, ma perché non chiamavano il suo numero di casa in Brasile? Ma io non avevo il numero di casa in Brasile, non avevo il telefono. Lei ha risposto, prima ha detto... Aveva o no un numero fisso nell'appartamento dove... No, era? Non l'ho mai risposto al procuratore. Allora, guarda, per casa prima era là dove sono stato in affitto, nella fitta camera. Là nella fitta camera la signora proprietaria della fitta camera aveva il telefono. E lì per una decina di giorni, non mi ricordo quando ci sono stato con Ugo, possono avermi telefonato perché c'è il numero. Negli altri due posti, scusi, Sì. Qua c'è l'esperanza. Prego, prego. Il post-covid è terribile. Negli altri due posti gli appuntamenti venivano dati. Oggi mi telefona e prima di finire la telefonata ci risentiamo, ad esempio era lunedì, ci risentiamo giovedì della settimana prossima, oppure ci risentiamo sabato. Okay. Alla talora, in quale dei due telefoni dove vai? Più spesso? In quello lì, allora io so che tal giorno, dalla fascia oraria, dalla fascia oraria, sono là, perché poi c'è anche il fuso orario da tenere in considerazione. E loro mi chiamavano, io non ho mai chiamato l'Italia dal Brasile, mai. Poi, rispondendo alla Presidente prima, ha riferito che il viaggio in Brasile non avrebbe collegamenti col mondo di Avanguardia Nazionale, ho capito bene? Esatto.
Arrivano però in Brasile Giulio Firomini e Fulvio Cazzetti di Avanguardia Nazionale. Sì. Lei l'ha detto l'altro giorno, erano esponenti di Avanguardia Nazionale. Erano stati. E siete tutti nello stesso appartamento, lo conferma questo? Certamente. Ecco, ha anche detto che fu suo padre Aldo Bellini a mandare Cazzetti e Firomini. Io penso che sia stato o mio padre o mio fratello, perché con il fratello di Firomini, con Piero, loro avrà avuto contatto con uno dei due sicuramente, perché quando mi telefonano mi dicono: guarda che sta arrivando Tizio Calasempronio, nome così e basta. Per il, loro me li hanno mandati. Perché? Perché io ero già là. Quindi si erano stati complici miei in quel lavoro. Quindi c'era una rete, possiamo dire? No, non c'era nessuna rete. Non è una rete. Signor Presidente, non c'è nessuna rete, perché è una cosa indipendente da qualsiasi cosa politica, perché io non facevo più politica e politicamente non c'entrava niente. Avevamo fatto insieme quel lavoro della rapina, va bene? E lì non c'era politica. In Brasile non si è mai fatto politica, in Brasile non c'era politica. E non li hanno mandati come politici, ma li hanno mandati come compartecipi di una rapina, di un reato comune. Che poi fossero stati prima o stato, perché beh, Cazzetti non mi risulta, Cazzetti non mi risulta neanche che fosse un destroso o meno. Cazzetti non era più di Avanguardia Nazionale? No, non lo so io se fosse, perché io non l'avevo conosciuto come Avanguardia Nazionale, io l'ho conosciuto come studente. Non ho mai visto in casa dei Tanzi e dei Mezzadri, vabbè che non ci andavo più perché era 75, che non ci andavo più, dopo potevo anche esserci andato di lì, però io li ho conosciuti diversamente. E il fatto che siano venuti in Brasile, sono venuti in Brasile perché io ero là ed ero loro complice, perché là ero là io. Quando sono andato io là, Orzi Bruno non era politico, Orzi Bruno non è un politico, è un amico di mio padre, del signor Rino Salvini, sì, Rino Salvini. Il petroliere. Petroliere, lavorava con il petrolio, con le benzine, con i catrami, con queste cose. E petroliere. L'ha definito lei? Vabbè, ma petroliere è un modo di dire, è un modo di dire che ha a che fare con prodotti del petrolio. Vabbè, insomma, vabbè. Petrolio, petroliere. Va bene, un'altra domanda, Bellini. Sì, prego. Quando lei esce dal... È nel 76 che ritorna per la prima volta in Italia? No, io torno nel 76. O esce dal Brasile nel 76? No, io esco dal Brasile nel 77. Nel 77, ecco. Nel momento dell'uscita, lei è da solo, viaggia da solo o c'è qualcun altro con lei? Io viaggio da solo. Rientro in Italia da solo. Ecco, le risulta che invece Giulio Firomini abbia viaggiato verso il Paraguay, cioè dal Brasile si sia spostato in Paraguay? E quando? Nel 1976. A me non risulta nel 76, perché nel 76 erano lì con me. Io so che quando rientro io nel 79 e vado a Rio per svolgere quei fatti dei brevetti di pilotaggio, queste cose con la banca, al Banco do Bradesco, lì dove avevo i conti. E cosa succede? Che Orzi Bruno mistura Ugo, mi dice quei ragazzi non ci sono più. Dove li conosceva quindi Bruno Orzi, i ragazzi? Scusi, se vivevano in casa insieme, che eravamo in casa in un appartamento in quattro, l'ha conosciuti quando sono arrivati lì. Sì. E cosa stava chiedendo? Dicevano, Bruno Orzi arriva e dice non ci sono più i due ragazzi. Sì, sono andati a vivere in Paraguay. Io a Paraguay a fare che cosa? Sono andati a vivere in Paraguay. Qui c'è il numero di telefono, possiamo chiamarli, dai, così. Va bene, allora chiamiamo per sentire. E lì loro mi hanno detto, abbiamo parlato delle cose così, dico, allora che hai fatto? Ho fatto il brevetto, così dice, allora, guarda che qui c'è la possibilità di lavorare, perché abbiamo un nostro amico che è pilota, anche lui. Vabbè, i ragazzi li vengo a trovare, va bene. Sono andato là. Non c'era niente da fare, peggio che andare di notte. Ho conosciuto questo ragazzo che aveva i brevetti di pilotaggio, che era poi si scoprì fosse il figlio di Orlando Gaetano.
Andiamo, ecco, andiamo, chiedo scusa Bellini, e ha conosciuto Pier Celso, ha rivisto Pier Celso Mezzadri in Paraguay? No, io non sapevo neanche che fossero stati in Paraguay. Perché Giulio Chiromini diventa un dipendente del ristorante messo quando, in piedi. Quando ci sono andato io, Giulio Chiromini non lavorava, aveva bisogno di soldi lui e quell'altro, che erano due scannati proprio. Però ha sentito, era in aula, che Pier Celso Mezzadri ha sostenuto che Chiromini fosse un... Ma è un problema loro, io non c'ero e, non, e quando sono andato io là non lavorava sicuramente in un ristorante, io non sapevo neanche che ci fosse la Mezzadri, come si chiama? Mezzadri o Tanzi, adesso non mi ricordo, Pier Celso, insomma, io non ho mai saputo che c'era là, evidentemente hanno fatto bene a tenermelo nascosto. E per me non lavorava, perché avevano bisogno di soldi, ma alla grande, poveraccio. Perché commenta dicendo hanno fatto bene a tenermelo nascosto? Perché, perché non l'avrei visto volentieri, insomma, mi perdoni, avevo avuto una discussione, gli avevo sparato le ruote del furgone, al furgone anni prima. Su questo sparo ho finito le mie domande. Ce ne sono altre? Può accomodare. Va bene, grazie.